Ti salve a tutti, grazie. Mantenendo fede a quello che ho promesso, vorrei partire dall'episodio che un po' ha motivato questa cosa, anche sotto se vi sono sotto temi antichi, interessanti e rilevanti che questo paese continua a ignorare o su cui continua a discutere appunto alla bottura. D'ora in poi la parola bottura diventerà per me sinonimo di cazzata, velleità, arroganza, ignoranza, paraculaggine. E o si può avrei potuto dire alla Telese, alla Paragone, alla Scanzi, sono tanti, alla Gabanelli, siamo anche su livelli oltre. Avrebbe potuto esserci Telese, anche Telese ne ha dette forse di peggio, avrebbe potuto esserci Paragone al posto di questo signore che io per davvero non avevo idea che esistesse, e ho dovuto in fretta e furia cercare di scoprire, che è un signore di una certa rilevanza, la ragione per cui vale la pena stasera stare un attimo a discutere dell'episodio non è tanto per il soggetto, di cui mi frega meno di zero, di cui ho un disprezzo antropologico antico, preesistente alla conoscenza della sua esistenza, un disprezzo antropologico che viene da chi, venendo dalla classe operaia vera come me, avendo lavorato e sudato come me, ed avendo capito che la chiacchiera comunistica è chiacchiera per borghesi falliti, ha un disprezzo dei piccolo borghesi che si guadagnano da vivere con la chiacchiera comunista, facendo del sarcasmo utile solo al potere e agli agnelli, magari pagati pure agli agnelli. Quindi di costoro io ho disprezzo, un disprezzo, come dire, sovrano, eterno, dura 50 anni, 55, ne ho 64, quindi averlo cominciato ad avvertire verso la fine della terza media. Perché quindi è rilevante? È rilevante perché è rilevante la storia, il paradigma, la maniera in cui tutto questo avviene. Quindi proviamo a ricostruirla la storia. Allora, vedete, tutto inizia qui. Ho ritwittato il 18 settembre, quindi 2 giorni, alle 9:47 di mattina, 2 giorni e mezzo fa, un tweet a sua volta di tal Yoda. Questo signore che vedo molto seguito è un anonimo, molto vicino al PD o del mondo PD renziano, adesso non mi interessano i dettagli, con cui delle volte ho anche polemizzato. Io, come sapete, con le persone anonime ho una regola: se dicono cose che condivido le cito, se approvano le cito, se fanno battute ci vado anche dietro, se mettono in discussione dandomi del bugiardo, dicendo che ho sbagliato l'analisi, che mi sono inventato i dati, cose che faccio, gli offro 2 opzioni per una interazione di 3 tweet, generalmente su Twitter o anche su Facebook. Guarda, io ti spiego che non hai ragione, che hai letto i dati male, dopodiché se vuoi discuterne con me, siccome sono uno che alla reputazione ci crede, questo è essenziale nella conversazione di stasera, o ci metti la faccia e la tua reputazione sul tavolo, oppure io non intendo discutere con anonimi. Perché? Perché, ci tornerò dopo, la reputazione è una cosa importante, ma tralasciamo. Quindi Yoda, che è un anonimo per quanto riguarda, non ho proprio idea di chi sia, fa quel tweet che volete, che vedete. E fa una questione di giustizia, dice: indipendenti pubblici, lavoro garantito, eccetera, eccetera. Lo potete leggere da solo. Cosa che condivido, l'affermazione è corretta, è proprio empiricamente corretta. Notate che non dice nulla sul fatto che lavorino tanto o meno. Non dice nulla, dice semplicemente: lavorano, sono garantiti, hanno uno stipendio fisso e a fronte della situazione Covid, questo stipendio non è mutato. Alcuni di loro addirittura sono stati a casa senza lavorare, altri hanno continuato a lavorare a distanza, altri hanno continuato a lavorare sul posto. Il punto è che il loro stipendio è garantito per definizione e pagato dalle tasse del privato, aggiungo io. Okay? Ad altri abbiamo chiesto di chiudere e di non lavorare, di rinunciare al reddito. Okay? Quindi, dice lui, io credo ragionevole un piccolo trasferimento. Io lo riprendo, dico è vero, nel senso che concordo con l'affermazione che fai. Infatti, cercai di spiegarlo 5 mesi fa e di avanzare una proposta concreta, silenzio totale, eccetera, eccetera. Ho collegato un articolo al Sole 24 Ore, che era il primo di tre, in cui dettagliavo la mia proposta. La mia proposta, che è una proposta semplice di trasferimento fiscale banale, in cui si fa una addizionale straordinaria per redditi sopra un certo livello, non include solo, non si riferisce solo al settore pubblico verso privato, anzi non è pubblico verso privato, ma è garantiti verso non garantiti. Quelli a chi hanno potuto mantenere lavoro e reddito, hanno addirittura aumentarlo in questo periodo, e quelli che no, quelli che per il bene della nazione, non andiamo a discutere se il lockdown sia stato davvero per il bene della nazione o meno, questo lo faremo fra qualche mese.
quelli che comunque gli è stato detto: guarda, non puoi lavorare, quindi devi rimanere senza reddito, suggeriva un trasferimento. Bene. Il trasferimento ha avuto una serie di caveat per i dipendenti pubblici del settore sanitario, per i livelli di reddito bassi oppure per i livelli di reddito alti. Non suggerivo che a livelli di reddito alti, anche se sono calati, forse non è il caso di fargli un credito d'imposta. Allora, fatta questa osservazione, arriva il Bottura. Vediamo un attimo dov'è, se trovo il tweet del signor Bottura. Ecco qua, lo vedete, è questo qui. E dice: ma se invece li andassimo a prendere dei 100 miliardi di nero all'anno e la smettessimo di indicare tutti gli statali come fancazzisti, per dire, ora, notate che niente, né nel mio tweet né quello di Yoda diceva che gli statali sono fancazzisti, anzi, l'articolo stesso mio non si occupava dell'argomento. Allora io gli dico: ascolta, perché non vieni a discutere di questa questione? Perché, lo dico seriamente, vieni a spiegarci in un dibattito pubblico come si fa quello che sostieni con tanta sicurezza di voler fare. Ci spieghi la logica. Come vedete, non c'è nessun insulto, c'è un invito a una discussione. Perché? Quello che il signore dice è perfettamente incoerente, insensato. Non c'è solo la bugia sugli statali sanfrancazzisti, c'è proprio una bugia più profonda, più populista, più grave, che dice: la soluzione al problema redistributivo consiste nel tassare il nero e usare la tassazione del nero per risolvere il problema. Ora, cosa serve a questo? Serve una serie di tweet in cui questo signore prima snobba, poi prende in giro, fa la battuta. Mi mette un articolo del Corriere della Sera come se fosse la prova che quello che ha detto è sensato e progressivamente prende in giro. Vabbè, io rispondo a tono, la mia regola è che non si porge l'altra guancia, non sono cattolico, neanche cristiano. L'idea di porgere l'altra guancia non mi sorride, specialmente per chi, con chi fa danno al paese. Cioè chi racconta bugie in pubblico. Questo non è uno qualsiasi, ma comunque per quanto mi riguarda tratto tutti uguali. È uno che ha un seguito di un 100 e passa mila persone su Twitter e credo molte di più nei giornali dove scrive, fra cui Repubblica, della famiglia Agnelli. Secondo me hai detto una bugia e la bugia disinforma. La bugia convince le persone che ti leggono che ci sia una soluzione facile, indolore, di prendersela con i cattivi e risolvere il problema che abbiamo. Non è così. Perché non viene a discutere? Lui ovviamente snobba. E a un certo punto cosa fa? Anche questo non lo riproduco, perché lo trovate da soli, no? A un certo punto suggerisce che sono un economista incazzato, cose di questo tipo, perso i nervi, liberale, e taglia corto, evita il confronto. Va bene. Il giorno dopo, mentre sono in realtà al matrimonio, cioè ieri è il giorno dopo dell'evento che vi ho appena raccontato, mi mandano degli amici un trafiletto che adesso forse dovrei trovare, ma comunque non è importante, se un attimo lo trovo, ma non voglio deconcentrarmi. Un trafiletto preso da Repubblica, questo signore scrive su Repubblica, in cui costui decide, come dire, di prendermi in giro, di provare a prendermi in giro, di dileggiare, di diffamare. C'è tutto in questo trafiletto, perché io lo vorrei esaminare. Fino al momento, io l'ho invitato a dibattere, gli ho detto: sei un bugiardo. Letteralmente, cioè bugiardo, è un'affermazione, bugiardo è colui che dice bugie. Questo signore aveva fino a quel punto detto bugie. Qua esagera, tenta di prendere in giro, mi associa a un tal Luciano Nobis, vado a vedere chi è, un deputato del PD da 2 anni, secondo lui invece un deputato da secoli in Parlamento, invece da 2 anni, lo chiama vivaista, frega niente, un altro tentativo di offendere il Nobili. Io sono post-montiano, non so cosa voglia dire, forse che sono nato dopo di Monti, siamo in tanti. Mario Monti più vecchio di me, nonostante io sia anziano. Cos'è che fa? Mi attribuisce, ma leggetelo, non lo voglio leggere io, una serie di affermazioni che io non ho fatto. Semplicemente cerca di dileggiare. E arriva a una conclusione che io trovo molto offensiva: mi stanno sulle balle i poveri. Ora, questa cosa io la considero diffamazione. Ma non diffamazione legale, guardate, non me ne frega niente, io non ho mai querelato nessuno, prima che io querelli nessuno deve esserci un reato serio. Con tentativi di offesa, ma i tentativi di offesa non è che mi offendano, me ne frega meno di zero di uno che scrive battute,
un clown, fondamentalmente, un clown per iscritto. Ci sono i clown che salgono sul palco, su quelli che lo fanno per iscritto. Quello che mi frega è che spande bugie, di nuovo. E approfitto di un organo di stampa piuttosto diffuso, non so quante copie venda Repubblica o quanto sia letto in rete, però è letto da parecchie centinaia di migliaia di persone, quindi diffonde bugie su di me, sul Nobili, ma sui fatti soprattutto. E questo io lo considero grave. Bene, a questo segue tutta una polemica, combattute, cose varie, che potete tranquillamente verificare da solo, da soli, non scenderò nella polemica. Qual è il punto? Il punto è il seguente, ed è un punto per me molto importante. Alcuni dicono, Boldrin, avresti dovuto glissare, avresti dovuto far finta di niente. Invece hai deciso di polemizzare. Eh sì, ho deciso di polemizzare. Perché? Perché mi sento offeso, perché mi sono saltati i nervi. Per niente. Prima, chi mi conosce sa che i nervi mi saltano. Solo per ragioni molto private e molto raramente. Nelle questioni pubbliche, io, come i dibattiti che ho fatto, e non solo su YouTube, ma altrove, con personaggi ben più ferrati e preparati di giornalisti al soldo, a me i nervi saltano molto raramente. La mia decisione è fredda. Vedete, in Italia, purtroppo, c'è un grande numero. Ne ho elencati alcuni, ma potrei andare avanti all'infinito. Siete che usi Gabanelli come esempio. Di, chiamiamoli giornalisti, noti, popolari, i quali spandono bugie. Spandono populismo. Raccontano fatti falsi, come il signore, o, peggio ancora, suggeriscono soluzioni false a problemi seri. Questa cosa che dura da molti anni ed è ormai diventata estesissima, è gravissima. È il vero dramma del paese. Prima ancora, oserei dire, della classe politica. In un certo senso la classe politica è il prodotto, anche se le due cose si tengono assieme, questa classe politica e questo sistema di informazione si codeterminano, si tengono in piedi uno con l'altro. Non è un caso che tutti questi abbiano un referente politico, lo Scanzi ce l'avrà nel 5 Stelle, costui ce l'avrà nel PD o nei partiti esterni al PD, a sinistra, non importa. Ci sono quelli alla Paragone che ce l'avevano nella Lega, poi 5 Stelle. Non fa differenza, guardate. C'è la Valanga nel mondo leghista. Non importa da che parte stiano, sono tutti dei mentitori. E il loro mentire è gravissimo. Perché il loro mentire è continuo, quotidiano, da decine di organi di stampa, di televisione, è ciò che ha obnubilato, ha confuso, ha riempito, diremmo qui in Veneto, de caigo, che è la nebbia, le teste degli italiani, cioè li ha convinti di cose che non esistono. E tutto questo ha influenza sul voto, anche sul voto che si sta dando oggi. Guardate, per esempio, il voto che si sta dando oggi è un tipico prodotto di cattiva informazione. La riforma non serve a nulla, è puro populismo, non affronta le questioni istituzionali vere, eppure tutti si sono convinti e sono costretti a votare su una stronzata che occulta i problemi veri. E fa pensare che riducendo così i parlamentari di una 400 circa, noi risolveremo i problemi del spreco, della politica cattiva, cioè tutta una bugia. Eppure voi avete visto i grandi organi di stampa dedicarsi incessantemente a raccontare, guardate che è una bugia, guardate che vi stanno prendendo in giro, guardate che questo referendum è una farsa, da un lato e anche dall'altro. No, non l'avete visto. Questo è gravissimo. È molto più grave di dire stronzo a uno. Perché quando dici stronzo a uno, vabbè, magari lo irriti al momento, magari a seconda dei criteri di ciò che riteniamo offensivo, puoi offenderlo o non offenderlo. Se sei veneto dici Mona, se sei milanese dici Pirla. Ognuno gli dà la rilevanza che ha, ma non è quello. Quando tu convinci un intero paese, che esistano soluzioni false, inventate, fantasiose, basate su fatti inventati a problemi veri, tu convinci quel paese, milioni di persone, a fare suicidio, a fare scelte politiche sbagliate. Per quello non vanno perdonati questi. Per questo vanno, anche se sembro ridicolo, lo so, anche se mi espongo al dileggio, anche se tutti a prendere in giro, specialmente a sinistra ultimamente, prima era a destra, dipende da chi governa. Mi sono preso insulti per anni dalla destra, sin dai tempi di Berlusconi e poi dopo, e me li prendo oggi a sinistra, ma non fa differenza, io continuerò a ripetere però, con totale tranquillità. Costoro sono dannosi, sono il male radicale, perché sono coloro che vi danno un modello del mondo sbagliato e portano la popolazione italiana a fare scelte sbagliate.
Per questo non bisogna porgli l'altra guancia. Per questo quando mentono gli va detto sei un mentitore. Per questo quando dicono le tasse devono pagare i ricchi, gli dici sì, i ricchi sono anche i privilegiati, sono quelli con reddito garantito, come te. Sei tu che non vuoi pagare le tasse. Per questo quando vi dicono basta tassare l'evasione fiscale, su cui torneremo, gli dite come? Come si fa? Lo sai chi sono gli evasori fiscali? Lo sai cosa implicherebbe fare quello che dici tu, che nessun paese al mondo riesce a fare? No, non lo sai. Stai cercando di prendere in giro, sei un dottor Dulcamara, e lo sei consapevolmente, perché se dici quelle cose senza essere a conoscenza dei fatti, sei peggio, sei un vero cialtrone, uno che parla a vanvera di cose che non sa. Se invece lo sai, sei un mentitore, perché sai che stai mentendo, e menti. Quindi io vi invito in un certo senso a unirvi a me, a quei pochi, che continuano a dirglielo a questi. Fichi a dibattere, guardiamo i numeri, guardiamo i fatti, vediamo se ciò che proponi funziona. Se ciò che proponi non funziona, non solo non funziona, ma è pura balla, allora tu sei responsabile dell'aver mantenuto il paese nella balla. Ok? E questo è il punto. Non c'ho nulla di personale, non so chi sia sto signore. E il fatto che il tutto venga regolarmente ridotto a una serie di battute da bar è peggio ancora. Qui permettetemi un'altra osservazione. Fa parte della cultura italiana, ce l'ho avuto anch'io, guardate, ho fatto il liceo, ero un liceale goliardi, i miei compagni di classe lo sanno, siamo stati una delle classi più follemente goliardiche del nostro liceo. La battuta va bene, la faccio anch'io, ma la battuta, il trasformare il dibattito pubblico, le questioni serie che coinvolgono milioni di persone, condizioni di vita di milioni di persone, redditi che se ne vanno, gente alla fame, gente disperata, o viceversa, gente privilegiata. Trasformare tutto in uno scambio di battute, voler fare tutto del sarcasmo, sperare, credere, far finta che la discussione seria si risolva col sarcasmo, è una enorme baggianata. È un grandissimo errore, va curato. Dobbiamo riuscire a separare il grano dall'olio, dobbiamo riuscire a imparare che chi su questioni serie la butta in ridere e vive di umorismo e di battute, ci fa danno. Le battute si fanno sulle cazzate, non sulle cose serie. Sono estremamente serio quando dico questo, sono estremamente serio. Rendetevene conto, e non importa che siano comunisti, fascisti, leghisti, piduisti, fancazzisti, non importa. Ciò che conta è che mentono. La menzogna pubblica istituzionalizzata distrugge un paese. L'Italia si sta distruggendo per questo. D'accordo? Quindi la ragione per cui ho fatto questa apertura e sono qua a discutere con voi, ok? È esattamente questa. Va benissimo ridere, ma si ride su ciò che merita essere oggetto di risata. Non si ride sulla povertà, non si ride sulla crisi economica, non si ride sulle aziende chiuse, non si ride su come risolvere gli enormi problemi sociali che influenzano la vita di decine di milioni di italiani. Chi lo fa, spandendo bugie, è, lo ripeto, un cialtrone, in malafede, ed è dannoso ai suoi concittadini. È una persona che offende, aggredisce, raccontare bugie è un'aggressione. È molto più grave di dire uno sia uno stronzo, che non glielo ho nemmeno detto. Gli ho detto che è un borghesuccio, come probabilmente è, e che è un falso, com'è. Capite? Perché questo è oggi il punto. Questo è oggi il punto. Quindi non conta che si chiami o non si chiami Bottura, Fattura, mio nonno, Telese. Ho fatto le stesse cose con Telese. E infatti questi regolarmente fuggono, ti bannano. Capite? Perché? Perché hanno paura del confronto. E rendetevene conto, l'invito che faccio spesso e continuerò a fare, di smetterla di prendere seriamente e seguire questa stampa, questa TV, questi media che raccontano bugie su cose serie. È serio. Occorre impedire a costoro, questi vivono e fanno soldi, trasformando in battute, in trivialità, in baggianate, in sarcasmo deteriore, problemi estremamente seri. I Travaglio e gli Scanzi, Bottura e Telesi, Paragone e le Gabanelli. E mi scuso se non me ne ricordo altri, perché ce ne sono a decine. Sono dannosi, sono socialmente dannosi. Non compiono reati dal punto di vista penale, ma compiono reati dal punto di vista morale e politico. Vanno combattuti, non personalmente, ma politicamente, socialmente, per quello che fanno. Ed è, sia chiaro, la ragione per cui è nata Liberi Oltre, perché Liberi Oltre è nata su cosa? Su delle gigantesche bugie raccontate da una giornalista famosissima,
dal Milena Gabanelli per il Corriere, su questioni che hanno a che fare con il rischio del nostro debito, sullo spread, sulle operazioni della banca centrale, sul debito pubblico, cose da cui dipendono miliardi del nostro reddito, che non si possono trasformare in cazzate per autopromuoversi, per farsi pagare di più dal proprio datore di lavoro, gli agnelli nel caso del Bottura, capite? Non si può, è immorale. Ed è ancora più immorale quando qualcuno dice no, stai mentendo, sfuggire al dibattito, come fece Gabanelli, come ha fatto Teresa, come fanno tutti. Nessuno di questi ha il coraggio di un dibattito pubblico. Se ce li hanno i più deboli di loro, no? I conditi o questi che sono venuti, i galloni, che almeno sono moralmente onesti, sono così convinti delle loro cretinate che affrontano il dibattito e poi fanno la figura che hanno fatto. E non solo con me, anche con altri. Capite? Basta, mi fermo qua. Spero si sia capito. Spero si sia capito perché queste bugie sono dannosissime. Ditelo, spiegatelo ai vostri figli, ai vostri mariti, alle vostre mogli, morosi, zii, nonni. Questa cosa in Italia o finisce o l'Italia affoga. L'Italia affoga nella falsa informazione prodotta da gente che vende il sarcasmo, che vende l'ironia, che vende la battuta come se fosse la risposta a problemi sociali. I problemi sociali sono problemi sociali. Le battute le facciamo sulle mutande sbagliate, sul calzino sbagliato, sul mio naso che continua a seccarsi e mi dà fastidio, sui capelli mal tagliati. Su questo potete fare tutte le battute che volete. Sul fatto che sono veneto, guarda qua, sono a voi e mi berrò un bicchiere di vino e direte tutti che sono alcolizzato. Fatele pure le battute, chi se ne frega. Ma non si fanno le battute sulle pensioni, non si fanno le battute sulla pubblica amministrazione, non si fanno le battute sull'evasione fiscale, sulla redistribuzione, non si fa. Non si mente, non si mente. In un paese civile le persone per bene, educate, non mentono. L'educazione non è solo non dire cazzo, merda, figa. L'educazione è anzitutto essere una persona retta, responsabile, che crede alla reputazione e qui vengo alla reputazione. Perché io invito le persone a dibattere e perché mi rifiuto di dibattere con anonimi? Perché vedete, sarò anche vecchio stile, anzi lo sono. Sono perfettamente consapevole di essere vecchio stile e sono perfettamente consapevole di essere un conservatore. D'accordo? Però io ci credo alla reputazione e alla responsabilità individuale. In parte ha a che fare col mio lavoro. Nel mio lavoro la mia reputazione non ce l'ho. Alla faccia dei cretinetti che dice oh Boldrin non pubblichi più niente da 6 anni, sì ma la mia reputazione ce l'ho non solo per quello che ho pubblicato nel passato ma anche perché quando vado a un seminario, quando mi confronto con un collega, quando discuto anche privatamente, quando faccio un referee report di un paper, di un risultato scientifico, io ci metto la mia faccia. E il rispetto che ho da questo e quello senza far nomi, ce l'ho perché quando gli faccio un'osservazione ci metto la mia faccia e normalmente l'osservazione non è malaccio. Capite? Per quello nella discussione pubblica è essenziale metterci la faccia, perché gli uomini veri e le donne vere ci mettono la loro faccia, la loro reputazione, perché se hai raccontato balle 50 volte, sei uno senza reputazione. Purtroppo in questo paese, specialmente nel mondo della politica, ce la siamo scordata. Per cui va bene mentire e perdoniamo tutti. Renzi ha mentito, la Boschi ha mentito, hanno detto ci ritireremo dalla politica, non l'hanno fatto. Oh, si scorda, no. Vedete, per me gente del genere ha perso reputazione per sempre. Salvini è un mentitore, è uno che dice che affronterò il giudizio, poi scappa. La reputazione è una cosa seria, te la guadagni seriamente e nel mio mondo la perdi tutte le volte che menti. Questa è la ragione per cui mi rifiuto di discutere seriamente con anonimi. E dovreste farlo anche voi, vi invito a farlo. Non c'ho nulla contro l'anonimia o l'anonimità o l'anonimato, come cavolo si dice in italiano, mi viene l'inglese anonimity. Quando è il caso di difendersi e dire delle cose senza attaccare, senza dire all'altro tu hai torto, tu sei nel falso, tu menti. Ma dopo, se devi discutere il teorema, se devi discutere l'argomento logico, ci metti la faccia. Se invece vuoi mantenere l'anonimato, te ne stai zitto, è un costo. L'anonimato è un privilegio, lo paghi con un costo. Che certe discussioni non le fai. È semplicissimo. La reputazione, ricordatevela, la reputazione va messa a centro del dibattito pubblico. La reputazione e la responsabilità individuale, che non hanno niente a che fare con cose strane, sono dei fondamenti, se volete, del cristianesimo, santi Dio. La responsabilità individuale, sono responsabili delle mie scelte, delle mie azioni, delle mie parole. Sono stato educato da preti, preti molto seri, preti operai alla faccia di costoro. Perché io la povertà so cos'è.
dalla povertà, sono fuggito lavorando perché so cos'è ed ho estremo rispetto della povertà. Estremo rispetto della povertà, alla faccia dei piccolo borghesi che la povertà non hanno mai avuto, non l'hanno mai sperimentata. La responsabilità individuale. Mettiamola, rimettiamola al centro della conversazione pubblica, della discussione. E veniamo poi al secondo punto, che era quello dell'evasione fiscale. In cosa consiste la mia proposta di addizionale credito imposta e le menzogne dei privilegiati? Allora, la mia proposta di addizionale credito d'imposta era la seguente. Ho fatto una proposta molto semplice, ho detto, guardate, i dettagli tecnici davvero è inutile raccontarli in una live su YouTube e su Facebook, perché perderemo molto tempo, bisogna leggersi gli articoli, non dura molto, come Marco Ardemagni, persona gentilissima e correttissima. Vedete, anche Marco fa il giornalista, come sai, è vero che non si deve generalizzare. Infatti io tendo a metterci le percentuali, una grande maggioranza di costoro è un mentitore. Poi ci sono quelli che il loro lavoro onestamente lo fanno, esercitano, come dire, la loro attenzione, la loro onestà intellettuale. Marco infatti mi ha fatto un'osservazione, mi ha detto, Michele, guarda, la tua proposta era una proposta che diceva, prendiamo fondamentalmente, partiva dal fatto che c'è una fetta di paese che ha continuato o ben a lavorare o ben anche a non lavorare ma a percepire reddito, tale e quale nel passato, e un'altra fetta a cui è stato impedito farlo a causa della pandemia. Bene, la mia proposta era, quelli a cui è stato impedito il lavoro hanno avuto delle cadute di reddito gigantesche, perché se voi pensate che in media il reddito è caduto del 10, 12, 14, dipende dalle stime, per cento, e una fetta almeno metà ce l'ha avuto uguale, vuol dire che qualcuno ha avuto cadute del 20, del 30, alcuni del 80, 90%, d'accordo? Questo crea grandi squilibri, crea disuguaglianza, crea anche uno sbilanciamento della domanda. Perché? Perché ci sono alcune persone che letteralmente non possono comprare le cose normali, perché il loro reddito è caduto del 40%, 50%, il grosso se ne va in affitto e spese essenzialissime, ce ne sono altri che stanno tesaurizzando. Allora, in situazioni del genere, teoria economica, assicurazione, teoria dell'assicurazione, tutto, senso comune, solidarietà sociale, dice facciamo un'addizionale temporanea su chi il reddito l'ha mantenuto costante o l'ha addirittura accresciuto e usiamo, facciamo una proposta di quello che si chiama balance budget, cioè non spendiamo di più, quello che si ricava da questa addizionale temporanea di imposte su, chiamiamo i protetti, lo usiamo per dare una compensazione nella forma di credito d'imposta ai non protetti. Questo non risolverebbe tutti i problemi, è uno degli strumenti che ho suggerito di usare, non è che era l'unico, ok? Si tratta di fare tante misure, questa è una di quelle. Nella proposta suggerisco di mettere un limite sia inferiore che superiore a entrambi i lati. Chi ha comunque un reddito molto alto, anche se gli è calato il 30%, probabilmente non ha bisogno del credito d'imposta. Chi ha un reddito basso, anche se gli è rimasto costante, non ha bisogno, cioè non è ragionevole andargli a mettere un'addizionale d'imposta. Ho proposto dei numeri dicendo molto platealmente, guardate, sono numeri approssimativi, poi bisogna segnarsi, bisogna sedersi, guardare i numeri concreti, la distribuzione dei redditi e decidere. Ho proposto da 15.000 fino a 15.000 non si tocca proprio, magari 18. Più in su si cresce progressivamente, tra 15 e 20 fai un'addizionale dell'1 o 2%, oltre il 20 la fai del 2,5, oltre il 3, eccetera. Ugualmente nel travasi a chi ha perduto, e proprio perché ho in mente l'evasione fiscale, ho detto non si fa così a cazzo. Alle persone che vogliono il credito d'imposta, quindi che vogliono, come dire, un sussidio, un aiuto, gli si dice guarda, mostrami il reddito medio che hai dichiarato negli ultimi 5 anni. Se il tuo reddito dichiarato quest'anno va sotto al reddito medio degli ultimi 5 anni di una certa percentuale, ti do il credito d'imposta, se no, no. Questo vuol dire che chi è evaso spudoratamente o veramente la rischia grossa e si inventa redditi zero, oppure paga il prezzo del suo evadere. Cioè se tu hai continuato a dichiarare 15.000 tutti gli anni precedenti evadendo a go-go e quest'anno dichiari 12.000, saluti e fine. Non becchi una lira. D'accordo? Però tu se sei, e ce ne sono tanti di lavoratori, dipendenti e non, seri, che dichiarano il reddito vero, e quest'anno hai perso il 40%, il credito d'imposta te lo do. Questa è la mia proposta. Non vado oltre. Perché? Perché se ci pensate, risponde a tutte le false critiche di costui che non aveva nemmeno letto l'articolo e tutti gli altri che sono arrivati,
Sull'ingiustizia, il liberista, vuoi tassare i poveri, tutte cazzate, tutte assolute cazzate. Una misura del tutto ragionevole, che va fatta, che andrebbe fatta, che è tuttora attuale, perché guardate, questa cosa durerà un periodo. Ok? Certo, Cristiano, questa addizionale del Covid si applicherebbe anche alle pensioni. Perché? Perché già abbiamo avuto, e l'abbiamo visto a partire dal 2007, abbiamo milioni di dati a provare che in Italia il reddito degli anziani coperto dalle pensioni si è mantenuto costante, in termini reali è cresciuto sostanzialmente ed è diminuito enormemente il numero di poveri, mentre è aumentato enormemente il numero di poveri fra i giovani. I pensionati, piaccia o meno, anche se le pensioni di alcuni sono relativamente basse, sono garantiti, altri soffrono di più. Quindi anche i pensionati diano il loro contributo. Perché? Perché il livello di una pensione che ti puoi garantire non è che si possa decidere in assoluto. Siccome le pensioni vengono dal reddito medio nazionale prodotto, il livello della pensione che hai, che è legittimo tu riceva, dipende in parte da ciò che hai contribuito, ma in parte anche da ciò che il paese che ti mantiene è in grado di contribuire. Quando il reddito medio del paese che ti mantiene crolla, è folle che tu continui a dire voi vi impoverite tutti, però dovete continuare a pagare la pensione. Anche 50 euro al mese per pensionato, anche 70 euro al mese per pensionato, quando li moltiplichi per 18 milioni, è una cifra, capite? Perché basta fare il conto, 50 euro al mese per 18 milioni, provate a vedere quanto fa, no? Fa 180 per 5, fa quasi 1 miliardo al mese, sono 10 miliardi all'anno, anzi di più. D'accordo? Certo, quindi anche i pensionati. Qualcuno dice, perché non aumentare le tasse ai veri privilegiati e ai ricchi? Ecco, allora, guardatevi i dati fiscali italiani. Se voi pensate che, definite ricchi, perché quando uno dice ricchi, deve decidersi di dirmi cos'è un ricco. A 100.000 uno è ricco, secondo voi? Secondo me non è particolarmente ricco, specialmente perché a 100.000 molto probabilmente paga tra una cosa e l'altra, almeno metà di quel suo reddito, finisce in imposte e in contributi sociali, infatti di più se ci mettono i contributi sociali. Quindi occorre saperle calibrare queste cose qua. Se invece pensi che il ricco è quello che guadagna più di 500.000, 1 milione, lo vuoi tassare, per carità tassalo a sangue, ma da un lato il numero di costoro in Italia è così piccolo che ricaveresti pochissimo. E dall'altro, ricordati, ti piaccia o meno, non tutti i ricchi sono ladri, non tutti i ricchi sono ricchi per caso. Molti sono ricchi perché fanno dei lavori fatti bene, perché creano aziende, eccetera, eccetera. Quando li tassi oltre un certo livello, scappano. E tu perdi l'azienda, tu perdi il buon dottore, tu perdi il buon ingegnere. Questa è una cosa che occorre pensare. Non si può discutere, vedete, non si può discutere di questioni di questo tipo, con questa facilità, con criteri del tipo ricchi e poveri. Perché non ci sono i ricchi e i poveri, ci sono i redditi fino a 10.000, fino a 20.000, fino a 30.000, 40.000, 50.000, eccetera. E occorre guardare quanti sono. Questo è il senso della mia proposta. Quindi sono cose di buon senso, appunto. E io non ho sostenuto, anzi l'ho scritto esplicitamente sul Sole quando mi sono messo a scrivere quei 3 articoli. I numeri che sto mettendo sono indicativi. Per farli bene occorre una commissione, occorre un mese di lavoro, occorre un dibattito pubblico. Ma il punto di fondo c'è, vi piaccia o meno. Quelli a cui non piace, sapete chi sono? I privilegiati. Come questo comico che è venuto a offendere, e come tanti altri, sono i privilegiati che dicono no, il mio reddito non si tocca. Io sono povero. Vai a tassare i ricchi. Ma molto probabilmente i giornalisti in questione, il comico in questione e i suoi colleghi, sono fra i ricchi. Molto probabilmente il loro reddito netto, i loro redditi sono probabilmente nella fascia alta. Non solo che non è stata toccata, ma alta della distribuzione del reddito, andrebbero tassati. E non è un caso che si oppongono, ne parlino di altri ricchi, i ricchi mitici. Bene? Questo è il secondo punto della serata. D'accordo? Poi ci torniamo. Veniamo ora al terzo punto della serata. Qual era il terzo punto della serata? Il terzo punto della serata era l'evasione fiscale in Italia e come la si combatte, propaganda e realtà. Lasciate che vi dica una cosa. L'evasione fiscale in Italia è una cosa orrenda, è una cosa tremenda. E mi offende molto essere messo fra quelli che la difendono, perché qualcuno ricorderà, nel mondo liberista io sono odiato, perché molti anni fa, tra le mille esempi che potrei darvi, me ne uscì quando ci fu un'azione dimostrativa, del tutto dimostrativa, della Guardia di Finanza in periodo natalizio e Capodanno a Cortina, in cui si misero a fermare
le macchine molto lussuose che girano per Cortina in quel periodo, no? Tipicamente i ricchi romani e milanesi, tra l'altro, ma lasciamo stare. La Cortina molto ricca è per buona fetta romana, e vi posso garantire che non viene dall'imprenditoria, viene da gente legata in una maniera o nell'altra allo Stato. Andatevi a visitare Cortina. Io sono di qua, sono un vecchio montanaro, a Cortina ci andavo con fastidio quando avevo 14 anni in bicicletta da Venezia per andare sulla Falzare o a scalare, quindi conosco Cortina molto bene. In ogni caso, non importa, la Guardia di Finanza fece questa azione del tutto dimostrativa, molti liberisti di questi ideologici si incazzarono, io disse no, 10, 100, 1000 Cortina. Perché l'evasione fiscale sfacciata è una piaga, essendo figlio di contadini operai ed avendo fatto io il contadino operaio, non avendo mai evaso una lira in vita mia, due contenziosi col Ministero delle Finanze, vinti entrambi, avevo ragione su entrambi, non ho mai avuto un problema, ho una forma di disprezzo per l'evasore fiscale. Però so anche due cose. Il grosso dell'evasione fiscale in Italia è fatto da persone che hanno redditi bassi. Voi dite no, è impossibile. E invece sì. Tutti i dati dicono che l'evasione fiscale, che infatti è altissima in percentuale del PIL nel Mezzogiorno, è fatta da gente che vivacchia. Il PD, quando ha la vena populista pro sud, infatti parla di evasione di necessità. Io non uso quel linguaggio, l'ho detto anche l'altro giorno a Padova, l'evasione di necessità è un ossimoro, è un insulto a chi di necessità lavora e non evade. Però, nel fare ragionamenti concreti, pragmatici, di cose che si possono fare, devo saper ragionare. Una fetta grande di evasione italiana è fatta di microimprese, di badanti, di venditori ambulanti, di contadini che vendono i loro prodotti, di massaggiatrici, di piccoli terapeuti, di meccanici, di baristi, di camerieri, di cuochi, di... è fatta di questo la grande maggioranza. Poi certo ci sono i grandi evasori, che infatti vengono perseguiti. C'è un tot di attività, vogliamo migliorarla? Assolutamente, assolutamente. Se i partiti di sinistra, in particolare non solo di destra, avessero avuto il coraggio, adesso che governano, per esempio come hanno governato, di cambiare la legislazione fiscale e farla somigliare, che so, a quella americana o quella tedesca, forse alcuni dei grandi evasori sarebbero in galera per davvero, Berlusconi stesso. Ma non venite a dirlo a me. Il punto è che se anche noi riuscissimo, con un cambio che è anzitutto legislativo, a beccare tutti i grandi evasori, ovvero chiunque vada e che abbia un reddito reale superiore, che so, ai 30.000, 40.000, ok? Anche se noi si riuscisse, per un miracolo, perché poi vengo a spiegare perché è un miracolo e perché questa cosa dell'evasione fiscale deve finire, deve diventare una discussione razionale come lo è in tutti i paesi del mondo e non come questa favola cialtronesca. Se anche noi questi li beccassimo tutti, non avremmo risolto niente. Probabilmente recupereremo 10 miliardi di gettito all'anno, non di più. E infatti, se voi guardate nei bilanci dello Stato, il recupero dell'evasione fiscale c'è tutti gli anni e apparentemente cresce sempre e non risolve nulla. Perché? Perché la stragrande maggioranza, ripeto, dell'evasione è fatta di gente che guadagna poco ed è soprattutto concentrata al centro-sud, vi piaccia o meno. È così e sfido chiunque a provarmi il contrario. Sono qua. Lo sfido io, lo sfida chiunque sia un serio fiscalista, chiunque si occupa di questioni fiscali, da destra a sinistra, sa la verità. La balla populista sull'evasione fiscale, che eliminando la quale si risolverebbe tutto, è una balla. Questo non vuol dire che non sia un problema, ma è un problema diverso. Non è un problema economico, è un problema di giustizia sociale. Ridurre l'evasione fiscale in Italia non risolve i problemi economici di debito pubblico italiano, risolve un problema di ingiustizia. Quella che io vivo sulla mia pelle e vedo da sempre, sì, il gioielliere vicino di casa dichiarava un reddito minore di mio padre che lavorava a Porto Marghera. E questo lo ritenevo un'ingiustizia. Occorre avere la lucidità, l'intelligenza, che evidentemente alcuni non hanno, di separare i due problemi. I problemi di giustizia e di equità non sono immediatamente problemi di ordine macroeconomico, non risolvono i problemi del debito pubblico, eccetera, eccetera. Vanno separati e vanno discussi separatamente. Vi dirò di più. Un certo livello di evasione fiscale è endemico a società tutte, anche quelle comunistiche.
anche nella Cina comunista c'era l'evasione fiscale, anche nella Cina di Mao, perché di nascosto qualche contadino qualcosa produceva, se lo teneva, qualche vacca ce l'aveva nascosta, qualche maiale, qualche coniglio ce l'aveva nascosto, capite? Se voi guardate i dati sull'evasione fiscale, vi guardate i paesi più virtuosi, e udito dite non sono la Svezia e gli Scandinavi, i paesi più virtuosi sono quelli anglosassoni, cioè l'Inghilterra, l'Australia e gli Stati Uniti in particolare, vedrete che se l'evasione fiscale più o meno stimata in percentuale al reddito italiano, cioè la quantità di reddito, non di tasse, poi su quello dovete togliere, se il reddito evaso è 100, il gettito fiscale, assumendo che riuscite a vederlo tutto, è 30, 35. Bene, allora, se l'Italia ha un'evasione sul reddito, sul PIL, a seconda delle stime, che poi questi numeri non sono costoro, altra osservazione, scusatemi, costoro questi clown al servizio del padrone, vengono e ti sparano i numeri al Corriere della Sera. Bastava leggere quell'articolo al Corriere della Sera, forse lo vado a cercare e ve lo mostro, e si capiva che nemmeno i numeri che aveva messo nel titolo erano giusti, ma non importa. Comunque sono stime che si fanno, che fanno colleghi in mille maniere, stime complicate, approssimate, potrebbe essere che il numero vero è maggiore, potrebbe anche essere che effettivamente è minore. Non è ovvio, non è ovvio, capite? È vero che evade l'ortopedico, è vero che evade la dermatologa l'altro giorno, no? Ci ha provato, ma è vero che evade anche il professore che fa le lezioni private in nero? Non sto puntando diti accusatori, sto dicendo che è un fenomeno endemico, capite? Migliaia di professori fanno lezioni private in nero, migliaia di dipendenti che sanno fare gli idraulici in nero, fanno gli elettricisti in nero, fanno i muratori in nero, i pittori in nero, migliaia di contadini evadono, migliaia di commercianti evadono, decine di migliaia, e di avvocati, piccoli e grandi. Anzi, più grandi sono, meno evadono. D'accordo? Rendiamoci conto di cos'è l'evasione fiscale. Non è questo mito che c'è Paperone e Paperoni che nasconde i miliardi. C'è anche quello, ma quello vale poco. Ed è soprattutto illusione, cioè la prova che il legislatore è un cialtrone, non sa nemmeno fare leggi fiscali che siano vincolanti. Ritorno al punto. Assumiamo, quindi, che queste stime siano corrette. L'evasione in Italia è di circa 20, tra il 20 e il 25% del prodotto interno lordo, d'accordo? Bene, vi rivelo una cosa. Nel paese in cui il sistema fiscale è il più efficiente del mondo, in cui la dimensione media dell'impresa è alta a sufficienza a rendere molto difficile l'evasione fiscale, si stima comunque, cioè negli Stati Uniti d'America, si stima comunque che l'evasione fiscale sia fra il 10 e il 15. Quindi, se noi facessimo il miracolo di trasformare la nostra struttura industriale facendo sparire tutte le microimprese, tutto il piccolo lavoro dalle badanti, eccetera, trasformandole in grandi imprese che non ne vanno. E se avessimo invece di quello schifo che è l'Agenzia delle Entrate, perché chiunque ne abbia a che fare sa che è uno schifo, io per primo, ho due o tre storie orrende da raccontare. Le uniche interazioni con l'Agenzia delle Entrate sono state un disastro per loro, che poi hanno perso pure, ma non importa. Anche se trasformassimo questa cosa nell'IRS, la roba più efficiente che io abbia mai incontrato in vita mia, un posto dove ti chiamano e ti dicono guardi che ci ha pagato troppe tasse, le dobbiamo $2,500 in più, lei ha calcolato male, mi è capitato più di una volta, e quando ti chiamano e dicono ci abbiamo un problema con le sue tasse, lo risolvi per telefono al computer in mezz'ora e si scusano di averti rotto le balle. Questo è l'IRS. Bene. Ecco, se noi diventassimo quella roba lì, che non è una cosa che si fa con le battute su Twitter dei clown, con gli articoletti su Repubblica, con le sceneggiate in TV, con le urla, si fa con gente seria che ha studiato invece di far battute, che non è andata a fare cuore, che non si è grattata le palle, che non ha fatto il figo, ha studiato e lavorato 14 ore al giorno con i numeri, cialtroni che fate battute, quelle robe lì le fanno le persone serie come me, come gli altri, non voi. Voi non sapete da che parte cominciare, non sapete fare la radice quadrata di 9. Bene, ammesso che si facesse, signori, al più recupereremo un 10-12% del PIL di evaso, che sono comunque 150 miliardi, ok? E sono circa 30-40 miliardi di reddito, di gettito. Voi dite, sono tanti? Sì, sono tanti, ma non risolvono il problema. Non risolvono il problema. E questo è il punto.
non risolvono il problema e creano un altro problema, che nel recuperarlo noi faremo sparire alcuni milioni di posti di lavoro, e qui viene il punto vero del mio argomento, perché capite, riuscire a fare quell'operazione lì vuol dire trasformare la struttura industriale italiana, dove struttura industriale non vuol dire le fabbriche, vuol dire l'insieme di lavori che milioni, 23, quanti sono, 22 milioni di occupati oggi fanno. Vuol dire non vedere più il piccolo meccanico, non vedere più il piccolo fruttivendolo, non vedere più il piccolo ortopedico, dentista, odontotecnico, eccetera, eccetera, eccetera. Perché costoro sopravvivono e fanno quelle cose perché li fanno. Quindi nel momento in cui riuscite a fare quell'operazione lì, non solo dovreste investire quantità enormi sulla polizia fiscale, ma eliminereste probabilmente una fetta di PIL ben maggiore a quella che recuperate. La risposta all'evasione fiscale non è la repressione fiscale, non è l'ideologia, non è la guerra, come dire, per bande, non è l'apologia del dipendente pubblico che poi evade anche lui perché fa i lavori in nero. D'accordo? È una politica seria di crescita della dimensione dell'impresa, di efficientamento dell'amministrazione pubblica e della crescita di produttività dell'impresa. Allora sì, elimini l'evasione fiscale. Perché? Perché come nella storia che racconto sempre del mio amico cuoco triestino che a Trieste non poteva crescere ed evadeva continuamente, trasferitosi a Chicago e cresciuto, ha messo su 4, 5, 6 ristoranti, non evade più una lira, perché non gli conviene, perché non ha tempo, perché è troppo occupato a gestire i ristoranti che funzionano. Sono le serie, i non cialtroni, quelli che si guadagnano la vita facendo, producendo valore aggiunto e non vendendo balle su Repubblica, sui giornali, sull'Unità, sul Cuore. Queste cose le sanno. Ed è tempo e ora che ai cialtroni che continuano a ripetere scemenze convincendo il popolo che la soluzione è facile, glielo si dica in faccia. Siete dei mentitori. Siete dei mentitori. Bene, credo di aver esaurito quello che mi ero ripromesso di dire. Quindi adesso la discussione è aperta. Francesco, mi dovrei scusare, non essendo andato sul tech, non ho usato i tuoi ottimi dati, che mostrano appunto per esempio la distribuzione regionale, territoriale, per dimensione di chi evade e chi non evade, se necessario li usiamo. Anzi, approfitto per ringraziare molti, alcuni di cui nomi non ricordo, che perfino non conosco, che mi hanno detto chi Michele, chi Boldrin, chi professore, ecco dei numeri, ecco dei dati, usali, mi ha dato dei suggerimenti, ne ho usati qualcuni, vado a braccio, alcuni vado a braccio, insomma, un po', mi dovrete concedere, un po' di queste cose le conosco, ecco, diciamo che ci lavoro da una quarantina d'anni, e quindi vado un po' a braccio, insomma, basta, quando dico queste cose, per quello che mi diverte su Twitter, vedere sta gente, che viene a dare dell'isterico, insomma, credo più o meno di sapere quello che dico, poi magari sbaglio i decimali, sbaglio la percentuale, ma la sostanza è quella. Il problema dell'evasione fiscale è serio, molto serio, un'enorme ingiustizia nazionale, ma non è la risoluzione dei nostri problemi macroeconomici, è un problema di giustizia e di funzionamento dello Stato, e rendiamoci conto che anzitutto è un problema dello Stato. Infatti, se volete partire, prendere seriamente la questione dell'evasione fiscale, partite da lì, chiedetevi: perché abbiamo un'amministrazione statale che non riesce, con tutta l'informazione che ha? Abbiamo tutti i conti correnti controllati, tutti sanno, l'amministrazione delle finanze ha una database gigantesca, perché non riesce a capire dove sta la grande evasione? Perché? È inefficiente, evidentemente. Com'è che migliaia di piccoli bottegai, piccoli professionisti, non lo so, appunto, adesso non voglio, mi vengono categorie a caso, sono esempi, io non voglio prendere con il barbiere piuttosto che con il macellaio, piuttosto che con il fruttivendolo, piuttosto con il meccanico, capite? O con appunto il professore che fa le lezioni private in nero. Sono tutti esempi che tutti conosciamo. Com'è che persone così piccole come riescono a frodare questa enorme amministrazione superpotente piena di computer che controlla tutto, capite? Partite da lì. E allora vi rendete che il primum movens, il problema, ciao Silvio, eccolo qua, il primum movens è innanzitutto l'amministrazione pubblica, ciao caro, che non funziona. Ciao. Parla tu che
Adesso se a bocca come uomo a poco vi assumevo un fiale d'acqua. purtroppo, come sempre, non ho grandi contributi o domande, però magari sono domande di un punto di vista che può aiutare a pulire un po' le discussioni al netto della sequela di puttanate in vere e conde che ormai sono ha una dimensione, una portata tale che veramente diventa quasi una lotta contro i mulini a vento pensare di controbattere. Sono talmente endemiche che sono parte della discussione, cioè si parte da queste baggianate per provare a poterle smontare o dimostrare che lo siano e diventano luoghi comuni. Sono già diventati luoghi comuni, penso che la grande Guarda, difficoltà. io su questo non smetterò mai, finché avrò voglia, poi alla fine c'ho anche la mia vita, a volte mi vengono dei momenti di stanchezza, ieri me ne è venuto uno, occorre a faccia, a muso duro continuare a dirgli hai mentito, oh c'è Costa, aspetta che faccio entrare Costa, dirgli a muso Ottimo. duro, vai vai. Costa probabilmente è utile perché mastica molto bene i numeri. Ciao Costa. Al di là del netto lordo dell'evasione fiscale, mi chiedo lo Stato italiano, mediamente, con gli introiti che ha, col gettito che c'è, al netto dell'evasione fiscale, cioè quelli che le tasse le pagano tutti insieme, l'IVA, l'IRPEF, tutto il resto, pro capite per cittadino, quanti piccioli raccoglie? E rispetto agli altri paesi europei, al netto della loro evasione, come siamo messi? Abbiamo problemi di dimensione economica o effettivamente lo Stato italiano rispetto all'Olanda, perché c'è l'evasione o perché non si cresce? Dopo i motivi cerchiamo di dopo perché questa cosa dell'evasione torna sempre in campo quando c'è voglia di spendere qualcosa, no? E mancano i soldi perché non si paga. Abbiamo persone che sono un po' efficienti e con la stessa busta o con una busta diversa riescono a darci dei servizi un pochino migliori. Questa qua è la domanda che mi facevo, perché io ho il sospetto che in Italia, con le aliquote che ci sono e la quantità di evasione riportata, alla fine i nostri governanti non dovrebbero passarsela molto meglio o peggio di paesi che invece dal punto di vista dell'evasione sono molto più virtuosi di noi. Ma sicuramente questi sono numeri e Costantino spero possa Non darci ho una capito la domanda su guida. la domanda che terminava con quanti piccioli si fanno, quella non l'ho capita. Lo Stato italiano raccoglie X Ah, di introito ok, allora. fiscale a X milioni di abitanti, per cui per ogni abitante, chi le tasse le paga, tasse di qualsiasi natura, c'è un budget. Ok? E se il budget dell'Olanda è 2.500 a persona, e sto sparando numeri a caso, e il budget dell'Italia è 1.000, allora sì, andiamo a cacciare le streghe, gli evasori, quelli che non fanno crescere e quant'altro. Ma ho il sospetto che forse non siamo proprio messi in fondo, anche se abbiamo l'evasione più alta, non penso che abbiamo il gettito più basso, perché dopo c'è tanti. Tanti grandi che le tasse le pagano, i dipendenti, gli statali, come abbiamo visto l'altra volta, che le pagano tutti, e la grande industria, le accise, l'IVA, le tasse al consumo. Cioè, penso che ci sia un gettito abbastanza cospicuo. E se la differenza, come diceva prima Michele, dall'America con 10-15 o paesi dove invece l'evasione è molto diffusa, 20-25, è in questo 10% delle aliquote che sono normalmente il 15%, 30-80% maggiori dell'Italia rispetto alla fascia di reddito dovrebbero essere sufficienti per coprire la differenza. Questo era quello che mi chiedevo. Allora, un po' di numeri. L'Italia incassa circa 500 miliardi di gettito fiscale. L'evasione e il sommerso in generale da sempre viene stimato, da quando sono cominciate le stime, intorno appunto a questa cifra che balla fra i 100, 110 miliardi, 120 miliardi. Guarda caso, la cifra che ha dato Michele è esattamente la media di quanto da quel sommerso si recupera ogni anno, quindi 10-11 miliardi. E tutto questo a costo comunque di un irrigidimento notevole della macchina di recupero, della polizia fiscale. Pensiamo soltanto al fatto che qualche anno fa è stato introdotto l'esecutività dell'accertamento.
Quindi lo Stato comincia l'accertamento e comincia a chiedere i soldi che teoricamente dovrebbe chiedere quando l'accertamento è concluso. Quindi noi viviamo in uno Stato in cui c'è sicuramente una polizia fiscale molto violenta, una macchina amministrativa fatta dall'Agenzia delle Entrate prima e finché c'era di Equitalia e degli altri, quindi una macchina di polizia fiscale che è molto, adesso meno articolata di qualche anno fa, perché adesso sono state accorpate certe competenze e Equitalia è stata assorbita dall'Agenzia delle Entrate, gli enti periferici sono stati quasi costretti a rinunciare ai loro sistemi di riscossione per accentrarli, è diventato un grande carrozzone enorme che costa tantissimo e che è efficiente soltanto nella misura in cui le norme sono diventate più violente. Detto questo, adesso aggiungo una cosa all'omelia che ha fatto Michele prima, a proposito, anzi due cose aggiungo. Allora, io per molti anni sono stato convinto che l'evasione fiscale, quella del piccolo, fosse tollerata, fosse una sorta di ammortizzatore sociale. Cioè, nel senso, lo Stato mette deve fare il suo bilancio di previsione, come fanno tutti quanti gli enti, sia pubblici che privati, e sa che una certa parte non solo non emergerà, ma lo Stato deciderà anche di non darselo a cercare. Perché, soprattutto in alcune zone d'Italia, la cosa è tollerata, è vista un po' come le pensioni di invalidità, un po' come quella tolleranza molto spesso anche a carattere... come dire, molto politico, non voglio usare il termine che ho in mente perché altrimenti arrivano le denunce querele, è quella cosa molto politica per cui vabbè dai, vogliamoci bene, e questa è la prima parte. Poi però è successo che certi standard tu li devi mantenere, anche perché la macchina statale diventa sempre più costosa e qualcosa di più devi recuperare, da qui le norme che stavo dicendo, alcune delle quali tra l'altro sono state introdotte, guarda caso, sempre dal solito, ovvero da Tremonti, e questo è un punto. C'è l'altro punto poi, che secondo me è estremamente importante, è il fatto che avere a bilancio, o meglio, avere calcolato nel PIL una percentuale così grande di evasione fiscale, consente al decisore, che è sempre sia decisore che politico, di dire farò certe cose perché andrò a recuperare l'evasione fiscale. Ora mettiamo un mondo per assurdo in cui l'evasione fiscale passa dalle cifre che abbiamo detto, diciamo si dimezza, è più difficile fare questo tipo di ragionamento, no? Inoltre, con tutti i sistemi che sono stati implementati, fatturazione elettronica, banche dati comuni, altre forme di controllo e di monitoraggio, eccetera, eccetera, non è difficile andare a scovare una parte di quell'evasione fiscale. Non è difficile andare a scovare, no? Tanto è vero che quando si cominciò qualche anno dietro a parlare concretamente di banca dati comune, io me lo ricordo perché all'epoca frequentavo sui social gente che si rifaceva al partito degli evasori. C'era il terrore. Poi che cosa è successo? Abbiamo incassato qualcosa in più con la fatturazione elettronica, quello è vero. Tanto per dirne una, il fatto che abbiamo chiuso l'anno scorso con un deficit che è stato dell'1,6 invece che del 2, spiccioli è dovuto essenzialmente alla fatturazione elettronica e a un paio di miliardi in più che sono stati recuperati o con i condoni o piuttosto con un po' di recupero in più di evasione. Ok? Allora, se si volesse fare una lotta concreta all'evasione, probabilmente gli strumenti ci sarebbero, però secondo me una parte è ampiamente tollerata. Ultimo punto, quello che ancora una volta diceva Michele, vuoi fare la vera lotta all'evasione? O meglio, ti vuoi porre l'obiettivo appunto di passare dal 7-8% del PIL al 4% del PIL? Devi cambiare la struttura produttiva italiana. Ti devi porre come obiettivo quello in 10 anni o in 7 anni o in 15 anni di cambiare la struttura produttiva italiana. Provate a vedere se in un centro commerciale non fanno lo scontrino. La banalizzo giusto perché si comprenda. Che poi è quello che diceva anche Michele. E allora, concludo, la cosa più fastidiosa è questa retorica continua che viene da
soprattutto dalla sinistra, questa teorica continua della lotta all'evasione come panacea e come risoluzione di tutti i mali. No, non funziona, non si può fare, se si fa è costoso, si potrebbe fare una parte e non la si fa, e bisognerebbe chiedersi perché non la si fa, visto che gli strumenti ci sono. L'evasione fiscale serve perché serve una coperta che debba essere tirata da una parte, secondo la mia visione. Grazie Costa. Allora, due cose da adesso faccio il conduttore più che, insomma, ho parlato per un'ora e mi riposo. Allora, anzitutto benvenuto a due amici, Francesco, che non vediamo da tempo. Francesco, ciao Renne, a tutti. Ciao. Alberto non lo conosco, ma benvenuto anche Alberto Zamprogna. A Paolo Bizzarri invece lo conosciamo su queste reti. Ecco qua, ciao Umberto, c'è anche Umberto che si sta fumando il suo sigaro come l'altra sera a Padova. Prima grazie di dare la parola mille, a tutti, investite un po' voi il tempo, vorrei far vedere sempre in risposta, anzi non in risposta, in supporto a quello che stavate dicendo sia Silvio che Costa, un dato, fatemi usare share screen, che viene da un altro amico, Gabriele Juvenale, spero di non pronunciare male il suo cognome, io sono tremendo. Guarda, questa tabella è un po' difficile da leggere, però provate a fare uno sforzo, non so se si veda, spero si veda perché non riesco a ingrandirla più di così. Si vede? Sì, si vede. Ecco, allora Gabriele ci manda una tabella di origine ufficiale, questo è il Ministero, è il MEF, ok? Ministero Economia e Finanza. Questa tabella decompone il mancato gettito fiscale, diciamo così la stima che il Ministero fa delle evasioni, in due parti, ok? Una parte è l'evasione vera e propria, quella che tutti hanno in mente, e cioè cosa? La non dichiarazione, redditi occultati, non dichiarati. L'altra parte la mette su mancati versamenti ed errori e li chiama MV. Se vedete in cima c'è scritto, no? Distinzione tra mancati versamenti ed errori, MV, e omessa dichiarazione d'imposta con la stellina. Allora, questa tabella mostra il 25%, il 20% circa di ciò che manca viene da mancato versamento ed è quindi misura di, lo potete vedere qua sotto, mentre l'80%, cioè 71 verso 14, sono mancate dichiarazioni. Quindi l'inefficienza lì conta per il 20%, l'80% è una stima dell'evasione. Do la parola a chi se la vuol prendere. Beh, se posso permettermi, provo a dire due cose anch'io, Michele. Intanto un saluto a tutti e mi scuso per l'intrusione. Allora, il tema fiscale è, come state dicendo voi, molto, molto complesso e molto, molto particolare. Però giustamente c'è un tema che è quello dell'efficienza della macchina fiscale e che paradossalmente è ancora più importante che le cifre di cui si parla ogni volta che si tocca il tema fiscale, perché un apparato di pubblica amministrazione, di macchina fiscale è efficiente, e è efficiente se esiste una norma che dà meno spazio a problemi interpretativi e errori applicativi, ovviamente, prima ancora che di basso livello di tassazione, è proprio un tema di efficienza. Dicevo prima, un impianto normativo efficiente e una pubblica amministrazione nei controlli, nel dialogo con il contribuente efficiente genera necessità. Francesco, scusami, io gli errori li ammetto subito, ho letto la tabella a rovescio. Okay. No. Però il tema cambia poco, non parlavo di cifre, parlavo di sistema. Cioè, noi abbiamo un sistema in termini di efficienza della macchina che non funziona. E non funziona perché il grosso del contenzioso, e chiunque fa il mio mestiere credo che lo sappia, il grosso della macchina degli accertamenti e del contenzioso stesso si costruisce su un sistema di contestazioni o di piccole contestazioni o di micro contestazioni o di grandi contestazioni, spesso basati su questioni interpretative. Cioè il tema dell'evasore totale o del grande evasore è un tema che va combattuto per certi versi, ma il grosso del contenzioso è
qualcosa che potrebbe essere definito prima di arrivare in contenzioso, con un meccanismo legislativo più efficiente, con un sistema di meccanismi di ravvedimento o di deflazione del contenzioso più efficienti. Noi abbiamo un sistema che, dicevo prima, che spesso ho avuto modo di dire anche di c'è scritto anche sopra, cioè noi abbiamo un fisco vorace come aliquote, come pressione tributaria, come sistema sanzionatorio, che parte da sanzioni monstre e poi le riduce se tu ti adegui o se tu accetti, se aderisci o vai in acquiescenza sugli accertamenti dell'ufficio. L'esatto opposto, per esempio, al sistema svizzero, dove la sanzione è graduale a crescere in funzione della gravità del problema e della tardività del pagamento, ma se te ne accorgi per tempo e se sei in buona fede, il livello sanzionatorio è diverso. Noi abbiamo un discorso opposto, grandissime sanzioni amministrative, non abbiamo sanzioni, diciamo così, di carattere personale, di restrizione della libertà, abbiamo sanzioni amministrative, a volte anche draconiane, tendenzialmente poco applicate perché si spinge a fare in modo che tutti patteggino. E il spingere a fare in modo che tutti patteggino genera un problema di equità sostanziale, perché spesso si patteggia anche quando si ha diritto in termini di principio, e il sistema fiscale si appoggia su questi sistemi perché vengono alimentate delle ipotesi di accertamento dubbie, perché tanto ci sono questi meccanismi deflattivi. Cioè c'è un po' una stortura di sistema, quasi che si parta dal presupposto che tutti sono evasori, di conseguenza qualsiasi azione di accertamento va bene, perché tanto bisogna trovare per forza un accordo prima di arrivare a contenzioso. Tanto è vero che nel contenzioso tributario le sentenze per oltre il 50% alla fin fine sono perse dallo Stato, proprio in termini di contenzioso, quindi è un altro elemento particolare su cui riflettere. Cioè noi siamo in mezzo a questa situazione, una legislazione fiscale poco attenta o se volete stratificata nel tempo, sempre più mirata a ragioni di cassa di breve, più che di equità sostanziale. Abbiamo una patologia del livello di evasione che comunque è eccessivamente diffuso per tutti i fenomeni che tu prima descrivevi correttamente, come sai condividiamo. E poi abbiamo un sistema, un ulteriore problema di meccanismo di presunzioni. Tante presunzioni, tante sanzioni iniziali che spingono a patteggiare. Risultato pratico, che se noi vogliamo parlare di diritto tributario e quindi di questioni di sostanziali di equità, il nostro è l'esatto opposto. Il nostro è un sistema che ha sempre tollerato l'evasione, lo ha corretto con un incremento progressivo dell'aliquota che poggia sui soggetti che pagano, compreso gli autonomi che pagano, che ci sono, e con un sistema che altera il contenzioso tributario perché spinge ad accertamenti di comodo per andare al patteggiamento e quindi fare cassa, briciole se volete, ma comunque cassa rispetto al singolo. E tutto il sistema, è tutta la macchina che va rettificata. E una delle cose importanti da dire è che si sta parlando di queste questioni fiscali, oltre che sulle questioni che tu hai posto sui social in questi giorni e che hanno generato un po' di polemica, se ne sta parlando perché si sta associando la riforma fiscale con l'utilizzo del recovery fund, con un problema molto grosso, che chiunque pensa di fare una riforma fiscale in 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, il tempo che serve per presentare il progetto del recovery fund, è un pazzo scatenato. Perché una riforma fiscale fatta seriamente non si riesce a fare in tempi così ristretti. I tempi sono sicuramente più lunghi tra sistema normativo e analisi di studio di almeno 2 anni, non prima, ottimisticamente parlando. Aggiungo un altro passaggio. Se oggi si dovesse fare qualcosa, i miei piccoli 2 cents che gioco sul piatto, si dovrebbero fare 2 cose. La prima è diciamo così, istituire un'authority di garanzia.
c'è un'authority terza rispetto all'Agenzia delle Entrate, perché oggi l'Agenzia delle Entrate è il braccio armato del MEF e di fatto legifera in maniera surrettizia in primo grado, in maniera effettiva a livello interpretativo, fa le interpretazioni, fa accertamenti, escute, transa, fa le mediazioni, quindi è un soggetto che all'interno del quale esiste un problema di potenziale conflitto di interessi elevato a potenza. Bisognerebbe avere un'authority di garanzia terza che abbia come obiettivo il meccanismo degli interpelli preventivi e delle interpretazioni delle norme. Come prima queste due funzioni erano collegate a una divisione del Ministero e non all'Agenzia delle Entrate fino a 15 anni fa. Quindi tornare a un concetto di terzietà su questo punto, tornare a un concetto di terzietà sul coordinamento dei garanti del contribuente che oggi dipendono dall'Agenzia delle Entrate. Pensate voi quanto possano essere garanti nonostante la buona fede e la buona volontà dei singoli soggetti garanti del contribuente. E questa funzione dovrebbe avere dei poteri di tutela rispetto ai principi dello Statuto del Contribuente, che credo che sia a quasi 11 anni dalla sua emanazione, credo che sia una delle norme più inattuate e disattese del nostro sistema tributario. Quindi in buona sostanza servirebbe questa authority di garanzia per riequilibrare la terzietà interpretativa e di rapporto col contribuente, affiancata a una modifica di regime sanzionatorio, facendo in modo che l'attività di sanzioni funga davvero da deterrente sui meccanismi e comportamenti evasivi, e un livello di tetto tendenziale di pressione tributaria sul PIL, perché il problema non è mai la singola imposta più o meno efficiente, ma il livello complessivo del peso tributario sul PIL su cui bisogna intervenire, oltre che poi sull'efficienza sostanziale. Queste tre cose sono i tre punti cardine su cui poi si può andare a toccare una riforma fiscale, ma senza la condivisione di questi tre punti non usciamo dal pantano in cui ci siamo trovati. Grazie. Grazie Francesco. Volevo fare un piccolo ragionamento, partendo da una definizione del nostro sistema, diciamo, capitalistico, vediamolo così. Io ho sempre avuto in testa una definizione di capitalismo politico, e qua c'è un'altra conferma nel mio bias, che più evadi più hai la possibilità di ridurre la sanzione, come più sei grosso più hai la possibilità di contrattare col potere politico per avere tutta una serie di agevolazioni. Ma qua mi viene anche da aggiungere che oltre al capitalismo politico abbiamo un capitalismo politico inquisitorio. Perché questo? Perché se io sono in grado, diciamo, di accettare il parere della Sacra Inquisizione, cioè l'Agenzia delle Entrate, ecco che posso ridurre la tassazione, cioè quello è l'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate. Tra l'altro è particolarmente punitivo il nostro sistema, perché il primo stadio, diciamo la prima parte del processo tributario, viene fatto in contumacia, e penso che sia l'unico paese, penso OCSE, che fa una cosa del genere, in cui praticamente la sanzione ti arriva ed è già coercitiva senza che tu hai avuto la possibilità di difenderti. Spero che qualcuno mi dica: no, guarda, succede anche in altri paesi, però io purtroppo non ho mai trovato una cosa del genere, quindi spero che qualcuno davvero mi dica che sto sbagliando. Poi, tra l'altro, il peggio ancora viene dopo, perché tu sei costretto a pagare, perché appunto la sanzione ha potere coercitivo, ma in più, se hai ragione, e il nostro processo non è un processo che dura un anno, ma dura diversi anni, diversi periodi. Quando ho lavorato nella mia breve carriera, ho lavorato per un commercialista, ho avuto alcune pratiche che duravano diversi anni. Se risultava che tu avevi ragione, sostanzialmente cosa succedeva? Lo Stato ti restituiva i soldi con gli interessi legali, e gli interessi legali sono una miseria, sono una cosa veramente ridicola, che non giustifica il fatto che lo Stato ti prenda del denaro così, perché l'ha deciso un funzionario. Ti è andata male, hai preso il funzionario sbagliato, è abbastanza plausibile in Italia, sostanzialmente puoi rovinare la vita delle persone.
Inoltre c'è da dire che il nostro sistema è anche punitivo, perché più cresci più ti punisce, più dipendenti hai più ti punisce, vedi IRAP, e più sei piccolo e più stai sotto una certa soglia di fatturato secondo il tuo codice Ateco, più hai meno tasse, perché hai regime agevolato, non paghi i contributi, oppure è tua scelta pagare i contributi, oppure hai delle casse specifiche, particolari, per cui hai tutta una serie di agevolazioni, e quindi anche lì c'è una mancata crescita. Se noi abbiamo in testa il fatto che più l'azienda è grande, meno è portata a evadere, il nostro sistema, diciamo che si autoalimenta, cui distrugge la crescita delle aziende per dimensione e nel frattempo le punisce se per caso crescono. E poi escono fuori dei colossi importanti in Italia, poche imprese che sono riuscite a superare queste, diciamo, potremmo chiamare 12 fatiche, e non sarebbe davvero uno stimolo. Queste poche imprese poi sono molto solide, molto valide, però a mio avviso ne abbiamo ammazzate tantissime nel frattempo in questo processo. Non so cosa ne pensate di tutto questo giro, e spero che qualcuno mi dica: guarda che stai sbagliando. Io posso solo, non posso, a questo livello di expertise io non arrivo, quindi forse o Francesco o qualcuno di voi che si occupi dei dettagli della situazione fiscale potrà dare il meccanismo che veniva descritto del solve repete, cioè del fatto che ci siano delle sanzioni anticipate, è un meccanismo tecnicamente è una cosa vera, quindi non c'è nessun errore, è un meccanismo che in alcune legislazioni esiste e in altre meno, tra l'altro è stato introdotto dall'allora ministro Tremonti il meccanismo del solve repete, quindi giusto per dire che poi abbiamo sempre anche delle idee abbastanza confuse su chi è a favore e contro i contribuenti. Io avrei, ma insomma, io ho una tesi un po' particolare, tecnica, se volete ve la racconto. Io sono uno, credo, dei pochi che non contesta, che difende alcune delle ragioni che hanno portato all'introduzione dell'IRAP. L'IRAP è un'imposta che, se vista dal punto di vista economico, si poggia su due principi: la neutralità a parità di fattori della produzione utilizzata e la premialità al crescere del margine operativo, cioè della resa che deriva dai fattori della produzione. Chiunque di voi abbia dimestichezza con questi temi e con le analisi di bilancio comparate sa che è vero che l'IRAP non ammetteva in deduzione allora il costo del lavoro, oggi sì, non ammette in deduzione gli interessi passivi, ma è altrettanto vero che se tu a parità di interessi passivi o a parità di costo del lavoro allora avessi avuto una maggiore redditività, una redditività in crescita, l'incidenza dell'IRAP sul reddito era calante, quindi aveva un effetto premiale per chi investiva per la crescita, tant'è vero che tutte le aziende che hanno incanalato dal 98 in poi dei meccanismi di capitalizzazione e di crescita, o se preferite di riduzione del sommerso, hanno avuto una riduzione di aliquota complessiva, quindi di tax rate in bilancio abbastanza consistente. È vero altrettanto che se io sono in un segmento di crisi, nei momenti di crisi economica dove non riesco ad aumentare il mio margine operativo, l'IRAP incide tanto più proporzionalmente quanto minore la mia redditività, e di conseguenza il grosso delle microimprese e delle piccole imprese hanno subito l'effetto negativo dell'IRAP senza poter prendere la curva positiva della crescita, dell'apertura del margine. Questo lo dico perché è una distinzione che spesso sui giornali non si riesce a fare, ma è giusto, insomma, dire anche che esistono dei motivi. Il papà putativo dell'IRAP, l'IRAP fu fatta dal ministro Visco, ma il papà putativo era il professor Raffaello Lupi, così come nell'immaginario collettivo noi abbiamo Tremonti, papà dello scudo fiscale, mentre in realtà era il professor Manzitti ad averlo scritto, perché insomma noi altri tecnici ogni tanto contribuiamo ai disastri, lo dico ironicamente, ai disastri che poi tutti quanti vivono col fisco. Però ecco, questo è solo per dare
degli elementi che proprio per questi due aspetti ho detto prima una riforma fiscale seria non si fa in 4 mesi, ma nella maniera più assoluta non si fa in 4 mesi, perché bisogna partire dall'analisi dei dati e dalla conoscenza effettiva, reale di quello che avviene e di quello che si vuole fare. Cioè io parto sempre da un concetto che spesso non si tiene in considerazione abbastanza. Cioè è vero che a livello di principio l'imposizione, le imposte dovrebbero essere neutre rispetto al business e all'allocazione del risparmio, ma è altrettanto vero che questo non avviene mai. Cioè nella maggior parte dei casi esiste sempre un obiettivo di politica economica di cui la politica fiscale è una costola che serve a raggiungere quell'obiettivo di politica economica. Il problema vero è che non si può fare una riforma fiscale se non si è chiaro qual è l'obiettivo di politica economica. Perché se no la riforma fiscale nel dire premio un settore piuttosto che un altro, un mix di utilizzo di fattori della produzione rispetto ad altri, o una tipologia di lavorazione green piuttosto che altre, se non parto dal concetto economico no, ho difficoltà a quadrare una riforma fiscale che sia effettivamente funzionante. Io vorrei ricordare che le ultime due riforme fiscali degne di essere chiamate per nome sono quelle del 73 di Vanoni, per essere chiari, e quelle con una leggermente modificata nell'85 da Visentini, e poi quella che ha fatto Visco con l'introduzione di IRAP e DIT. Allora di questo stiamo parlando, cioè nell'arco dagli anni 70 a oggi stiamo parlando di due grandi riforme fiscali che hanno toccato l'insieme degli obiettivi di politica economica. Serve intervenire, ma serve avere chiaro dove vogliamo andare. Francesco, io ovviamente il fiscalista sei tu, in questo caso io me ne guardo bene. Faccio però fatica, non tanto quella di Vanoni, però faccio un po' di fatica ad interpretare come riforme fiscali, soprattutto quella di Visco, perché più che altro mi sembra un'azione di politica economica additiva, di politica fiscale additiva. No, allora quella di Visco, a volte bisogna anche saper dire le cose scomode. Visco ha 27.000 difetti, però Visco è intervenuto a cavallo del 95, 96, 98, che in questo periodo lui è stato particolarmente in auge, è stato anche dopo, ma questo è stato il periodo centrale, in cui l'Italia ha cercato e Visco si è preso in carico l'idea di fare, Visco con i tecnici che aveva in quel momento, di fare una riforma fiscale che consentisse all'Italia di passare dal sistema pre-euro al sistema euro. Riuscita diciamo a metà, però l'idea e l'intento era ben preciso. Noi siamo arrivati in ritardo nella correzione fiscale che avrebbe dovuto essere fatta a metà degli anni 80, dal mio punto di vista. Siamo arrivati nel 92 con la sterzata e il testacoda fatto sul ghiaccio con la crisi del 92 e con la manovra Amato ormai famosa, e poi si è cercato di rimettere in piedi. A me interessa enormemente questo doppio passaggio che ha fatto l'allora ministro Visco, i tecnici dal punto di vista operativo, e che è stato in buona sostanza toccare il tema della struttura finanziaria delle aziende. La struttura della finanziaria delle aziende si è giocata in quegli anni nel passaggio da un sistema che tecnicamente favoriva l'allocazione del risparmio fuori della liquidità fuori dall'impresa a un sistema che favoriva l'allocazione del risparmio dentro all'impresa. Mi spiego meglio. Prima di quella riforma di Visco, gli interessi passivi erano totalmente deducibili. Le rendite finanziarie non erano tassate, perché i capital gain, ricordo, sono tassati in Italia dal 1 luglio del 98. C'era un'imposta di registro sugli aumenti di capitale e, aggiungo ancora, non c'era, e c'era il meccanismo di credito imposta sui dividendi, tale per cui qualsiasi imprenditore dotato di senno dal punto di vista razionale aveva interesse da un lato a tenere l'impresa sottocapitalizzata
indebitata, mettendo patrimonio a garanzia, tanto l'evasione era tollerata, l'evasione degli affitti non erano particolarmente controllati, le rendite finanziarie e i capital gain erano tassate a zero i capital gain e al 10% gli interessi allora, e quindi è evidente che c'era un sistema che favoriva il risparmio privato a fronte della capitalizzazione delle imprese e della solidità delle imprese e di conseguenza alla loro capacità di investire. L'aggancio all'euro e quindi il tema della scommessa sulla moneta generava un'esigenza di riequilibrio del sistema tributario e il sistema tributario e la scelta che fece Visco in quel momento fu di introdurre una norma che si chiamava DIT, Dual Income Tax, cioè un livello diverso di tassazione dei redditi delle imprese dove era tassato di meno l'impresa che capitalizzava con gli aumenti di capitale o non distribuiva i dividendi. Ha tolto l'imposta di registro sugli aumenti di capitale e ha introdotto l'indeducibilità degli interessi passivi attraverso il meccanismo dell'IRAP, che poi a sua volta premiava gli investimenti capital intensive col meccanismo che raccontavo prima. Queste tre cose hanno fatto sì che le imprese allora mature e negli anni a seguire le imprese che hanno capito questa dinamica si sono portate a, facciamo uno sforzo in avanti, 10 anni data, con più capitalizzazione, un livello di debito più sostenibile e quindi la possibilità di investire meglio, e sono poi le imprese che hanno fatto reggere la crisi della crisi Lehman, per capirci, 2007-2008, perché voi pensate come sarebbe stato arrivare in quella crisi con nemmeno questo segmento di imprese adeguatamente capitalizzato, tanto per essere chiari. Oltretutto, e quindi sotto questo profilo, quindi non sotto il profilo dell'efficienza della macchina fiscale, ma sotto questo profilo sostanziale, l'allora riforma Visco fu, dal mio punto di vista, una cosa da leggere in positivo. Aggiungo anche che ha gettato i germi, e questo so che è una cosa molto discussa all'interno della mia categoria, ma ha gettato i germi della base della cosiddetta digitalizzazione della macchina tributaria, della macchina del fisco, che poi ha portato alcuni vantaggi operativi e anche qualche stortura, soprattutto poi scontata dal sistema dei professionisti che si occupano di fisco. Ma questo è un altro capitolo. Ma è questo il punto per il quale io dico, Costa, che quell'intervento di Visco fu mirato a un obiettivo di politica economica. So che poi a volte è poco raccontata questa versione, però va detta. Lasciate che vi spieghi un attimo, perché state andando molto nel tecnico e vista sia l'ora che la natura della cosa, mentre io seguo questo, anzi mi veniva a fare delle osservazioni sulla questione della capitalizzazione, se davvero fosse stata indotta, ma magari ne parliamo privatamente con Francesco, perché davvero altrimenti rischiamo di annoiare i circa 1000 che ancora ci seguono con dettagli un po', vedete, importanti, è vero, questo è il problema, a volte uno si dice importanti, ma che sono così tecnici che purtroppo molte persone si fermano, non riescono a prendere, e questo è uno dei problemi di fronte ai quali l'unico commento che mi viene è che non è che è obbligatorio che tutti si interessino delle questioni fiscali ai livelli di competenza, che so, di Francesco Renne, appunto. Ciò che invece è opportuno è evitare di dire stronzate pubbliche su questioni fiscali, facendo finta di aver capito tutto, quando non hai capito un cazzo, sei solo un clown che scrive battute. E purtroppo nel tuo scrivere battute influenzi milioni di persone che poi non ascoltano Francesco Renne e pensano che tu hai risolto tutto, tanto basta prendere l'evasione fiscale e diventiamo una Svizzera dove si mangia meglio. Detto questo, che è un po' la mia funzione polemica stasera, tanto appunto l'omelia l'ho fatta per dare un po' di... Paolo, buttiamo qualche questione, perché a me è una questione, adesso al di là della questione che ho sollevato, visto che qua fra i sei siamo d'accordo, non mi sembra il caso di stare a ripetere. È un peccato che le persone che sostengono, che so, come alcuni, no, che bisogna tassare al 100% tutti i redditi, mi ha mandato qualcuno un messaggio, c'è cioè un qualche scemotto, il problema fiscale italiano si risolve tassando al 100% tutti i redditi superiori a 100.000. Sì, questa è la proposta di Keynes. Scusami Paolo, questa è una cosa che qualcuno ha scritto su Twitter, forse proprio da quella cerchia lì.
Sì, infatti qualcuno l'ha copiata e me l'ha mandata. Quando vedi cose del genere non sai se ridere o piangere o semplicemente dire vabbè, invece di bermi il mezzo bicchiere di vino me ne bevo davvero 2 litri. Paolo, che non ti abbiamo sentito ancora, c'è qualcosa in mente? Perché a me pare che oggi il dibattito in Italia, in questo iniziare a promettere una riforma fiscale, ha già detto tutto Francesco, no? Vorrei capire l'aspetto politico. Perché secondo voi si sono inventati? Perché questo ovviamente è un governo guidato da giornalisti che fanno propaganda. Qual è il trucco? Perché adesso c'è il trucco, no? Per cui a fronte di una situazione in cui tu non hai un progetto di investimento, non hai idee su come spendere questi putativi soldi che dovrebbero arrivare, hai solo idee su come trasferirli, fare sussidi, eccetera, ti inventi la riforma fiscale perché? Cioè, la risposta cattiva ovviamente, vabbè, è perché vuoi fare qualche favore a qualcuno, l'ha fatto Salvini con questa cosa dell'aliquota al 15% fino a 60 o 65, no? Che mi dicono colleghi che fanno lo stesso lavoro di Francesco e amici, sta avendo un effetto dirompente, in effetti, e tra l'altro alimenta questa sì, l'evasione fiscale. Quale altro motivo c'è? Questo mi sfugge. Ma io immagino che il motivo, quello tipico per cui si fa il discorso dell'evasione fiscale in Italia, è fare copertura di bilancio per giustificare spese che altrimenti non puoi giustificare. Ovviamente qui arrivano un fracco di soldi, no? Arrivano tutti i soldi dei famosi 200 miliardi. Tutti stanno promettendo, per esempio, di ridurre le tasse alle nonne, agli zii, alle figlie uniche, di mamme sole, la fantasia va libera. Ovviamente devi avere una voce che in qualche momento garantisca la copertura. L'unica voce che non puoi fare debito, perché il debito è già alto, hai il debito del MES, hai il debito del fondo del Recovery Fund che ti dà liquidità, però devi mettere una voce a bilancio che in qualche maniera giustifichi questo trasferimento. Cosa dici che è? Dici che in realtà si tratterà dei soldi che farai con il recupero fiscale. Poi, fra un anno, ti accorgi che quel recupero non l'hai fatto, ma intanto i soldi a chi li volevi dare li hai dati. È il giochetto che si è fatto tantissime volte. Tu metti, si faceva con le privatizzazioni, mettevi a bilancio che facevi privatizzazioni per 10 miliardi, 20 miliardi, in un anno sapevi perfettamente che non l'avresti fatti, poi l'anno dopo dicevi aumentavi il deficit e andavi tranquillo. Io credo che sarà un giochetto del genere. Lo scopo è quello di giustificare operazioni che sono suscitate come appetito dal Recovery Fund, per cui c'è un sacco di gente che sta andando a dire «Oh, ci sono tutti questi soldi, dateci la nostra parte», non possono essere pagati formalmente con Recovery Fund, per cui ci si inventa una partita di giro per cui si pagano con una voce fittizia, ma poi si pagheranno con il Recovery Fund. E alla luce di cosa hanno fatto finora, anche con ampi poteri in emergenza, con i commissari, dei provvedimenti adottati, quali il blocco dei licenziamenti, tout court, io invece penso che proprio questi stanno parlando di questa riforma perché non sono in grado nemmeno di pagare qualcuno per comprargli l'esamino da portare in Europa, e non lo accettano, cercano di cambiare la regola del gioco per poter fare con il recovery fund quello che hanno fatto con Arcuri, moltiplicato 70-80, perché se fossero in grado di fare qualcosa avremmo visto delle cose diverse, ma vedo una grande coerenza nelle capacità, nelle competenze, nei progetti che comunque già sottovoce di credito d'imposta, già nel listino avevo fatto 2 calcoli, c'erano cifre, facevano tremare i polsi, specialmente con la scusa dell'inclusione femminile e della protezione dei redditi. Penso proprio che questa riforma sia un tentativo, non è una manovra elusiva, non c'è neanche un'agenda, è proprio un tentativo di prendere tempo per capire come fare.
e non saranno in grado. La cosa che mi conforta è che penso che non saranno in grado di aggirare, cosa, di aggirare, cioè è proprio un ennesimo, l'ennesimo giochetto, cioè, è grave, è molto più grave, perché cioè, il sistema fiscale già è l'inferno che abbiamo discusso e illustrato, se poi ci giochi sopra per... Credo Michele che ci sia anche una spiegazione leggermente più prosaica. Il tema fiscale è un tema che tocca tutti più o meno trasversalmente, perché tutti si sentono vittime del sistema fiscale a vario livello, chi perché paga tanto, chi per questioni burocratiche, chi perché i soldi poi vengono spese male. Annunciare che si farà una riforma fiscale per dare più efficienza e più equità piace ai giornali, piace all'opinione pubblica, tanto poi, come hai detto prima, tu ovviamente in maniera bonaria redarguendomi, è difficile che qualcuno vada a vedere poi cosa c'è effettivamente sul piatto dal punto di vista tecnico, no? Però nel frattempo un po' di consenso se lo portano a casa, e quindi è un po' quella cosa come per dire la pace nel mondo, ecco, non so se no, non per banalizzare, facciamo una riforma fiscale per generare più equità, ecco, questo è una cosa che piace a tutti, io credo che poi alla fine questo sia lo slogan e basta. Basti pensare, se mi passate un aspetto tecnico, che il ministro Gualtieri ha detto che la riforma dell'IRPEF sarà orientata a una maggiore progressività, facendo riferimento al sistema tedesco dell'IRPEF, ed è nei fatti della Fondazione Nazionale Nostra di categoria stato smentito, perché la progressività, in termini di progressività e di sistema, soprattutto sui redditi bassi e medi, cioè è completamente diverso. Quindi insomma, questo è per spiegare che secondo me è proprio l'annuncio che piace. Ecco, bisogna anche, e quindi poi cedo la parola a voi che conoscete i dettagli meglio, perché io la guardo un po'. Cioè, un altro, il sistema italiano non è solo progressivo, è progressivo che becca la classe medio-bassa a livelli da ridere, punto numero uno. Punto numero due, l'idea di aumentare in questo paese la pressione fiscale, qui davvero invece il nero conta. Rendetevi conto che quando noi diciamo che le imposte, il totale del gettito fiscale è 43, 44, 45, 42, a seconda degli anni del reddito, questo non vuol dire che su 100, diciamo così, dichiarati tra IVA e IRPEF, estraiamo 43. Vuol dire che su 100 meno 20 di assolutamente calcolato nel PIL e assolutamente carichiamo 43. Quindi stiamo caricando 43 su 80, infatti direi più su 76. Quindi siamo ben di sopra il 50%, quindi l'idea di poter aumentare la pressione fiscale effettiva in Italia è, ripeto, una follia, perché o si fa cancellando, per carità, però una cosa decennale, tutta la microimpresa in cui siede gran parte dell'evasione, oppure si fa massacrando chi oggi già paga un 60%. Assolutamente, perché il problema è stavolta, per quanto patriottico sia, ti saluta e dice ciao, ascolta, mico i matti, dopo un me stufo. E la terza cosa che vorrei dire, che va ribadita, lo so che voi lo sapete, però lasciate che lo ribadisca, perché questo mito del recovery fund, che la Befana, Babbo Natale, messi assieme, poi anche, come si chiamava lì, la cornucopia e la caverna di Alibaba con i tesori. Cioè, ragazzi, i numeri, se non sbaglio, sono circa 200 miliardi su 7 anni. Che 200 diviso per 7, se non sbaglio, fa meno di 25. Cioè, cosa fa? 26? No, una roba già, non mi vengono più i numeri. 3 per 7, 21, fa 28. Però di questi una parte è un contributo nostro ed è a debito. Quindi il, diciamo così, regalo che il resto d'Europa ci fa è nell'ordine di ANASO, di nuovo Costantino che i numeri sa bene mi correggerà, perché stasera ho già fatto un errore, non voglio farne un altro, a 15, 16 all'anno, una roba del genere. Sono 64 miliardi di grants complessivamente. Su 7 anni, al netto dei contributi nostri, però, al netto dei contributi nostri. Allora, sui contributi andrà fatto un ragionamento. Se ricordi, io ho fatto polemica con Calenda in quei giorni quando c'è stato il consiglio. Fuori, cioè, esatto, perché lui ha fatto non fare polemica con Calenda.
Ma no, è bravo. Polemica con tutti, anche con me stesso. L'ho appena fatta la polemica con me stesso. Mi sono appena affidato il pubblico. Io ho confuso le righe. Cioè, basta dirlo. Cioè, scusa, perfetto, tu sbagli i numeri. Questo ha sbagliato nel present value. Capita, chi non lo sa. Quello che dovremmo pagare non si sa ancora e non si può sapere, perché vanno ridefinite le risorse proprie. Fino a che non si ridefiniscono le risorse proprie, a sparare numeri 50, cioè 3 miliardi in più all'anno, 2 miliardi in più all'anno, 50 miliardi in più all'anno da restituire, e non ha senso, semplicemente non ha senso. Vabbè, però siccome ne discutono, scusami, faccio il giornalista, vi forzo a buttare un numero usando il meglio delle nostre conoscenze. Siccome tutti si aspettano appunto la cornucopia che arriva, la manna che arriva dal cielo, questa manna è 10 miliardi netti all'anno per i prossimi 7 anni? Bene. All'incirca. Bravo. Signori, il bilancio anche solo dello Stato italiano è quasi 900 miliardi all'anno. Il prodotto interno lordo italiano, pre-caduta, vedremo cosa sarà a fine anno, viaggiava sui 1.700. 10 miliardi... Quasi 1.800. Vabbè, sono 1.700 euro. Oggi sono quello dei numeri. Va benissimo, io. Ecco, qualcuno è contento del mio schiaffo che diventerà virale. Ne do anche un altro, un cazzotto qua. Così mi spacco il naso per la terza volta. Allora, chiunque abbia un minimo senso dei numeri, provate a pensare se a casa vostra e avete dei drammi di produttività, di investimenti che avete, come all'Italia, vi dicono: guarda che ti do, cos'è, 10 su 1.800, non è neanche l'1%, è lo 0,7% in più di reddito. Cioè, non credo che chiami vicini, festa grande, lo champagne lo metto io. Cioè, cittadini italiani, rendetevi conto, vi stanno vendendo una roba che probabilmente finirà per essere mancette a gruppi elettorali, no? Che se usata tutti insieme per progetti di investimento vero, magari serve, ma fatta così è un'inezia. Questo se posso permettermi, Michele, su questo punto, tu hai perfettamente ragione. Se tu rapporti i 10 miliardi però al valore medio della legge di bilancio annuale italiana, che oscilla tra i 15 e 25, 28, salvo casi estremi, è un modo per affrancarsi le politiche di spesa dei prossimi 7 anni. Bravissimo, che è quello che su questo canale, Costa e io soprattutto, perché siamo, come dire, i frequentatori più abituali del medesimo, continuiamo a ripetere, è uno strumento per mancette elettorali da dare per i prossimi anni, così vinceranno le prossime elezioni e forse anche quelle dopo, perché si saranno comprati un po' di voti. Ma non sarà. Chi ha a cuore se stesso, la famiglia, i figli, i cugini, il futuro del paese, sappia che tutto questo è un giochetto di mancette, va detto. Non so quante volte dovremmo ripeterlo, ma visto che... Come il bonus Renzi, d'altronde. Come il bonus Renzi, che era una mancetta elettorale, fin dei conti. Speriamo che abbia gli stessi effetti, ovvero che Renzi non c'è più. Però sul Recovery Fund... Non porta sfiga tu, giovanotto. Povero, so cosa dire. Non c'è più nel senso politico, insomma. Politicamente, ma umanamente io gli auguro una vita. Vabbè, onestamente, umanamente può fare quello che vuole, cioè proprio zero. Però, detto questo, però rendiamoci conto che su Next Generation EU ci sarà comunque sempre una verifica, ci sarà sempre una commissione. Quindi quando tu proponi il progetto, è vero che tu prendi i soldi, però sono delle tranche. Se tu fai delle stronzate, sostanzialmente, visto che possiamo anche parlare in libertà, qualcuno interviene, c'è una commissione che interviene. Secondo me loro poi useranno questa commissione, che ovviamente gli negherà questo utilizzo, si spera, che è una commissione magari sana, di mente, che dice, ma sai che forse non ha senso ridurre la tassazione per avere una tassazione futura, visto che poi è debito, il debito è tasse, fine conti. Ecco, questi diranno alla popolazione italiana, guardate, non ci fanno abbassare il tasse, noi vorremmo abbassare il tasse, ma non ce lo lasciano fare. E se una persona non è abbastanza dentro il discorso, non ha seguito diciamo tutto il processo di evoluzione del Recovery Fund, tutto il processo di evoluzione della crisi italiana, seguito al Covid e quant'altro, si lascia abbindolare da queste argomentazioni, secondo me. E loro faranno presa.
magari spuntano anche un accordo migliore con l'Europa. Poi, in fin dei conti, sappiamo che poi l'Europa è abbastanza, in questo periodo, secondo me, è abbastanza condiscendente. Vuoi la Brexit, vuoi il periodo. Però io temo che alla fin fine gli daranno anche ragione. Poi non so come la vedete voi su questo punto. Senti, se posso, brevemente. Una delle frasi che era uscita fuori era che se recuperavamo 100 miliardi di evasione, l'Italia diventava come la Svizzera. Era questa una delle cose che era uscita fuori. Ora, da un lato, credo che in realtà sia un punto fondamentale. Una delle cose che diceva Tommaso Padoa-Schioppa era che le tasse erano una cosa bellissima, se però servivano per il bene comune, cioè se servivano per fare cose che erano utili a tutti. Il punto è che questi pensano che prendono 100 miliardi e magicamente l'Italia acquisisce capacità di gestione per diventare un paese migliore. Il punto è che se butti 100 miliardi su un sistema inefficiente, stai semplicemente sprecando o stai consumando più risorse nello stesso modo inefficiente in cui le consumavi prima. Il punto della qualità della spesa pubblica, che se vuoi è il corrispettivo delle tasse, cioè va bene, facciamo una macchina efficiente, cerchiamo di fare un sistema che funziona meglio, ma alla fine, se il tuo sistema spreca i soldi, la gente tenderà sempre indicativamente a evadere, perché non c'è uno stimolo, non c'è un beneficio diretto nella tassa in sé. Quello che vedi è uno spreco, cioè una spesa clientelare. Ecco, quell'aspetto probabilmente è l'aspetto che in questo momento manca. Cioè, si assume che la spesa pubblica, aumentando, diventi magicamente efficiente. Io questo non riesco a vederlo, francamente. Io quello che vedo non è che... concordo con Paolo, perché penso che se l'inclinazione a evadere o meno in Italia dipendesse davvero dalla capacità di investire per migliorare il paese di questi, l'evasione dovrebbe essere il 98%. Perché la capacità di investire e di pianificare e di utilizzare in maniera wise e non sto parlando di Movimento 5 Stelle, gli ultimi scappati di casa, c'è passato Calenda, ci si è passato il meglio degli ultimi 25 anni. Penso che questa... Il fatto che dopo li buttino i soldi sia più la scusa dell'evasore, medio. Ma penso che sia una scusa, perché è già completamente out of discussion il fatto che siano in grado di fare qualcosa di buono con quei denari che raccolgono. Questo è eccessivo, però vabbè, cioè, capisco il punto, sono d'accordo che è una scusa, però questo forse è un po' eccessivo. Cioè, esiste comunque un livello di servizi, cioè, il punto vero è che non è che in Italia i servizi non ci sono, è che rispetto a paesi analoghi i servizi che il cittadino italiano ottiene per i soldi che paga sono di qualità più scadente. Questo è chiaro, cioè la scuola italiana rispetto a quello che costa. Rispetto ai soldi che paga, rispetto ai soldi che promette di pagare domani, perché quel livello qua indegno è fatto con un deficit che è limitato dal pareggio di bilancio in Costituzione e dai parametri di Maastricht, è fatto da questi legami, perché il livello che abbiamo ora non è in base a quello che paghiamo ora, in base a quello che paghiamo ora più quello che promettiamo di pagare domani. Cioè, siamo a segni cabriolet a avere questo tipo di servizi. E questo è il frutto della capacità della classe dirigente, politica, regionale, locale, quant'altro. E non si può... Abbiamo iniziato la serata dicendo che la gente deve essere accountable per la verità e metterci la faccia. Non si può giustificare a oltranza un risultato gravemente insufficiente. Perché poi diventa accettabile, diventa motivo di dibattito e viene assorbito. Si comincia con l'assorbire come sufficiente ciò che assolutamente non l'è e si finisce con lo sdoganare tutte le balle dell'universo come se fossero report giornalistici specializzati. Ok, qualcuno si è pentito. Allora... Io mi ero posto l'obiettivo di un'oretta e tre quarti, siamo a 2 ore, io credo sia stato molto interessante. Siamo passati da una filippica mia, ho cercato di spiegare alcune cose, diciamo così, generali, a un dibattito molto, io credo, interessante. Questo conferma ancora
l'utilità del canale, l'utilità di provare a fare informazione per quelle migliaia che ci seguono, se poi la cosa cresce meglio. Io direi che possiamo avviarci, anche perché è un po' tardino, che adesso è quasi mezzanotte in Italia. Sono anch'io in Italia, l'unico qui che non è in Italia. Sei ancora in Carolina, Silvio? Sempre. Sempre, grande. Io invece sono a Scorzè. Avviamoci un po' in chiusura. Io farei un giro così, una frase di chiusura. Provo anche a dire che l'entrata, che mi rende molto felice, in realtà Francesco ci conosciamo da circa 8 anni. Vabbè, come avrete sospettato, e spero che Francesco non se la prenda, insomma, se rivelo che fa il commercialista a un certo livello. Non credo di aver rivelato in realtà. No, in realtà sembra uno che si dedichi all'ippica, agli asparagi, però ogni tanto si occupa di bilanci aziendali e stasera, ecco. C'è stata una domanda, credo, molto esplicita, che tu provi a fare ogni tanto una rubrica qui su questioni fiscali e io mi associo, quindi poi parliamone. Ci pensi tu, quando ci sei, noi siamo per stupendo. E, boh, insomma, le questioni le abbiamo messe, poi come al solito sono tantissime. Ecco, una cosa, e chiudo, poi lascio la parola a voi, nel suo paese è la seguente. La quantità di questioni serie sul tappeto di cui la popolazione avrebbe diritto ad essere informata, di cui bisognerebbe discutere con un minimo di pazienza, è enorme. E purtroppo perdiamo una quantità di tempo in cazzate, battute, polemiche. Il dibattito pubblico è dominato da clowns. E niente, cioè, corre, io non, sarò anche un volontarista, delle volte mi sento molto così, di questi arditi quasi, no? All'inizio del Novecento, ma senza uno sforzo volontaristico, anche se non totalmente ingenuo, di persone per bene, non è che si riesce a imporre i temi vanno imposti, i temi sono quelli che abbiamo discusso stasera, poi 2 ore passano al volo, uno si rende conto che vorrebbe dire 500 altre cose, vabbè, insomma, il tempo è quello che è, però proviamoci. Bon. Io saluto per parte mia, però lascio la parola agli altri 5 che sono qua con me, per dire la loro. Un minuto a testa, dai, su. Cominciamo da Silvio, che così andiamo in ordine, almeno quello che appare a me sullo schermo. Silvio Costa, Umberto, Francesco e Paolo. Vabbè, sul volontaristico sicuramente sono d'accordo, anche se su certi argomenti sembra proprio una battaglia contro i mulini a vento e non bisogna avere il timore di vedersi delusional, come si può dire, tanto mi dimentico i termini italiani. Comunque quello ci vuole, siamo qua. Ma... è arrivato anche Gabriele, adesso ho cambiato la disposizione aggiungendo Gabriele, quindi Costa, Paolo, Gabriele, Umberto e Francesco. Ma Michele, tu prima hai fatto una giusta filippica contro l'ironia, con buttare tutto in vacca nel dibattito e così via, verissimo. Mi permetto soltanto di aggiungere parzialmente e correggerti, non mi fa tanto paura l'ironia e il sarcasmo di certi commentatori, mi fa paura il fatto che i commentatori facciano fondamentalmente gossip politico ed economico, cioè i dibattiti veri non esistono. E allora, se tu il commentatore ironico lo puoi riconoscere, il problema ce l'hai quando il commentatore non ironico non lo riconosci e sta dicendo altrettanto cazzate. No. Allora, che dire brevemente, ma io volevo ringraziare Michele, perché obiettivamente questa è una delle live più interessanti che ho sentito, sia la filippica sia le discussioni dopo. Ho conosciuto Francesco Renne, che non conoscevo. Io mi associo all'idea di fare una che ci sia una rubrica sugli argomenti, perché io non ho fatto in tempo, ma se no avrei preso appunti durante i suoi interventi, che erano sicuramente decisamente interessanti. Credo che questo sia quello di cui ha bisogno il paese, cioè di un po' di informazione seria che non muove migliaia o centinaia di migliaia di persone tutte in un colpo, però
è la pallina che piano piano rotola e fa la valanga. Ci vuole un po' di tempo, ma piano piano ci si arriva. Secondo me, se riusciamo a lavorare così, riusciamo a produrre un risultato interessante per il paese. Non ci mettiamo una settimana, però secondo me è qualcosa che dura più di una settimana. E basta. Allora, io volevo semplicemente dire una cosa io questa sera. Io penso che ci sia una follia collettiva, no, su queste cose, cioè nel senso si soldi, si parla dei soldi che arrivano dall'Europa, ok, ma il problema è che noi dobbiamo porci una domanda che penso che sia pregiudiziale ogni questione, cioè che tipo di riforme servono a questo paese? Perché questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Riforme che secondo me mancano dal secolo scorso, eh? Io tre le ho tracciate, ne parlo da giorni. Secondo me bisognerebbe intervenire sulla giustizia, giustizia civile e penale, probabilmente anche quella tipo tributaria, sul problema pensionistico e sull'efficientamento della pubblica amministrazione. Io penso che queste tre riforme devono essere tre vie principali sulle quali il governo dovrà sviluppare il piano di recovery. Però ovviamente nessuno ne parla. Come la mettiamo? Nessuno parla di riforme in questo paese in questo momento, eh? Vero che siamo in campagna elettorale, vero che probabilmente sono riforme impopolari, però se noi ci pensiamo, queste riforme che ho appena citato potrebbero essere anche fatte a costo zero, cioè non incidono particolarmente sulla spesa pubblica. Mi riferisco per esempio alla riforma della giustizia, sull'efficientamento della giustizia civile, che non è necessariamente legata per esempio all'assunzione di nuovo personale o di magistrati. Magistrati che per esempio potrebbero essere fatti rientrare in sede per quelli che sono per esempio in questo momento distaccati sui vari ministeri, ma io penso che sia necessario un efficientamento all'interno degli uffici giudiziari, prevedendo delle figure di tipo manageriale, ma attribuendogli anche dei poteri, ovvero ex legge, che in questo momento non hanno. Il problema pensionistico, il piano di recovery fund si fonderà sull'osservanza. Io questa sera ho inviato a Costa i documenti che sono stati resi pubblici dalla commissione. Io non so se sono stati pubblici oggi o ieri, comunque li ho trovati questa sera, prima non erano accessibili, e mi riferisco alle linee guida che la commissione ha messo a disposizione degli stati per la predisposizione, quindi per lo sviluppo a step dei PNRR. E ci sono anche le spiegazioni tecniche. La commissione invita gli stati a, per esempio, inserire all'interno di questi piani l'osservanza delle raccomandazioni 2019-2020, e se noi andiamo a leggere che queste raccomandazioni prevalentemente riguardano, mi riferisco alle raccomandazioni prevalentemente rimaste inattuate, sono il sistema pensionistico, e su questo lasciatemi dire, cioè, non voglio nemmeno definirlo, cioè non si può scrivere sul PNR stiamo trattando con le parti sociali come rivedere quota 100, che quota 100 non verrà toccato, cioè quota 100 è un problema per l'Italia ed è un problema anche per l'Unione Europea, ed è un problema enorme in Italia l'aspetto demografico, perché noi tra 20 anni troveremo di fronte a un paese estremamente vecchio, forse il più vecchio d'Europa, probabilmente insieme alla Germania, ma che ci farà saltare i conti del sistema pensionistico. Quindi io penso che veramente la discussione in questo momento che deve emergere, a mio sommesso avviso, non è tanto come spendere questi soldi, ma è prima capire come intervenire o scegliere quali riforme strutturali fare in questo paese, cioè queste riforme strutturali che poi ci porteranno a una fase di miglioramento della crescita, quindi agire sui fattori anche della produzione, e stavo detto anche l'altro giorno da Gualtieri, no? In commissione, e quindi individuare queste riforme, concentrare per poi peraltro gli sforzi su io penso pochi obiettivi. Lo ha detto la Corte dei Conti, è sintomatico, per esempio ne parlavo con Costa, no? Come la Corte dei Conti europea in 20 giorni sia intervenuta 3 volte sul tema del recovery fund, dicendo la prima volta ci proponiamo come organismo di audit di secondo livello. Cioè, una cosa interessante questa, eh? Cioè la Corte dei Conti, che è un organismo di vigilanza di secondo livello, non ha in questo momento un potere di verificare
cioè di svolgere un'attività di controllo sulle ONG, uno farà e si è proposto, vedremo adesso la Commissione e il Consiglio come reagiranno questa offerta, no? Della Corte dei Conti. È intervenuta la seconda volta in un secondo rapporto, diciamo censurando un po', un attimino, tirando le orecchie alla Commissione, dicendo ma insomma queste raccomandazioni scrivetele meglio, e comunque agli Stati, e comunque gli Stati non le rispettano, sono state pubblicate anche delle percentuali relative alla mancata osservanza delle raccomandazioni, ed è intervenuta adesso, l'ultima volta, sollecitando soprattutto gli Stati a iniziare a preparare questi piani, non delle linee guida, ma dei piani veri e propri. Oggi sappiamo che la Commissione ha inviato agli Stati, diciamo, questi strumenti per poter elaborare, a far data dal 15 ottobre. Perché a far data dal 15 ottobre? Perché ci sarà in concomitanza anche la presentazione del bilancio, del progetto di bilancio dello Stato, e la Corte dei Conti d'Europa ci dice bisogna evitare il sistema dell'imbottigliamento degli Stati, perché qui c'è un rischio che tutti gli Stati potranno presentare questi piani fino alla fine di aprile, quindi fino alla scadenza del termine, ma dopo è possibile che questi piani debbano essere valutati, quindi si apriranno delle trattative con la Commissione, i termini possono slittare e si può andare al secondo semestre del 2021. Questo poi comporterà anche un posticipo dell'erogazione dei fondi, però io penso che al di là della individuazione, diciamo, dei capitoli di spesa di questi soldi che arriveranno, noi ci dobbiamo chiedere che tipo di riforme facciamo per sollevare il paese. Qui tutto si parliamo di soldi, però non parliamo veramente di riforme. La questione, per esempio, della riforma fiscale, io non sono un economista, ma credo che sia profondamente sbagliato pensare di innestare, no, in una situazione critica come in questo momento, un discorso su una riforma fiscale. Io penso che andare a capire quali sono gli obiettivi macro, cioè come sistemare strutturalmente i conti pubblici, quindi facendo quelle riforme che l'Unione ci chiede da quando è stato istituito il semestre europeo, e che noi non abbiamo attuato, e poi capire al contempo, individuati o messi in sicurezza i conti pubblici, pensare di poter fare un programma di sviluppo. Ma io penso che se questo paese non inizia a parlare di queste riforme, se queste riforme non vengono fatte, noi ci troveremo peggio. Maratin, che stava vicino a quartiere, lo ha detto. Basta così, ti avevo dato un minuto, te ne sei presi cinque. Sì, scusatemi, chiedo scusa. No, devo il ruolo antipatico, mi rendo antipatico già, quindi cosa vuoi? Grazie per avermi dato la possibilità di parlare, grazie prof. No, grazie Gabriele. Grazie. Chi c'era? Umberto e Francesco, se sono cambiate, comunque manteniamo l'ordine. Dai. Su che chiudiamo. Vado io, mi unisco a chi è che chiede la rubrica di Francesco, quindi è stato veramente eccezionale. Dico semplicemente una cosa, che se grazie a Michele è nata questa piccola attività di lobbying, che magari... No, scusami, ho solo detto non solo per parte mia, cioè non solo anche di Costa. Certo, no, ci mancherebbe. Ovviamente tutto il collettivo di Liberi Oltre è nata questa piccola attività di lobbying che magari copre l'1% della popolazione italiana. Ecco, mi piacerebbe che soltanto l'1% di quello che diciamo fosse poi discusso veramente in Parlamento con una certa qualità. E è la ragione perché, diciamo, la ragione dietro la quale noi ci incazziamo veramente certe persone che avrebbero la competenza e i mezzi per parlare di queste cose complesse all'interno del Parlamento. E qua la frecciatina la lascio senza nomi. Basta Francesco, a te non ti resta che dire che ok, che farai la rubrica fiscale, ormai la domanda è troppo alta. Va bene, proveremo a trovare il modo di farlo. Solo per chi ha scritto, io faccio il commercialista ovviamente, non sono un professore, anche se dal 97 insegno il master del cuore, ma non fanno status, e questo un po' spiega perché ogni tanto provo a raccontare le cose in un certo modo. No, io volevo solo sottolineare due cose. La prima, importante, è che secondo me servirebbe parlare di fisco e gli obiettivi per la riforma fiscale legandoli ad altre due questioni. Una è la questione finanziaria, parlo di risparmio e di credito alle imprese.
dal 2011 a oggi ci sono 240 miliardi di stock di credito alle imprese in meno in Italia, per esempio, e c'è un accumulo di risparmio fermo che va non coercitivamente indotto ad essere utilizzato, primo tema. E l'altro tema è quello della riforma della crisi dell'impresa, che è una riforma che sta partendo e sta partendo in un momento di recessione dove, sommato al credito e sommato al fisco, i prossimi due anni non saranno due anni facili per il sistema imprenditoriale. Quindi il tema delle riforme serve, secondo me, o dovrebbe servire per andare a trovare una via d'uscita da questo impasse e magari anche tenere alta l'attenzione su questi temi per quello che possiamo fare noi. Ricordo solo una cosa, visto che si è parlato di Europa. Il bilancio comunitario e quindi il nostro contributo è sub iudice sul tema Brexit, sui come verranno redistribuiti i contributi tolta UK, che è un altro elemento dove oggi non c'è ancora una certezza definitiva. E l'altro tema è che, ahimè, se io non ho cattiva memoria, ci avviciniamo a un semestre, alla presidenza del semestre italiana, il primo semestre 2021. Ora, voi capite bene cosa vuol dire in termini di immagine una presidenza, se non è di questo tipo, in un momento storico come questo, nel periodo in cui dovrebbe partire il recovery fund, se non ci arriviamo con delle idee chiare su cosa vogliamo fare. Lo zimbello è il ruolo che ci riuscirà meglio. Ovviamente io spero di no, ma questa è purtroppo la constatazione. Grazie a tutti per l'attenzione e cercherò di tediarvi ancora se Michele Costa mi ospitano. Grazie. Ci mancherebbe. Se posso aggiungere 10 secondi, Michele, se mi dai 10 secondi. Allora, all'interno di questa assurda discussione sul Recovery Fund Next Generation EU, comunque sentiremo sempre parlare ancora di riforma fiscale, perché la riforma fiscale è una cosa che piace, che funziona bene parlare di riforma fiscale. Vi dico come andrà a finire, vi faccio lo spoiler di come andrà a finire. L'ispirazione me l'ha data giustamente Francesco, che è quello che qui dentro ne conosce di più di materia fiscale. Rimoduleranno le aliquote. Quello che faranno sarà sostanzialmente rimodulare le aliquote, la progressività. Non sono in grado di fare nient'altro. No. Naturalmente contro, perché purtroppo cioè, già sono pochi soldi, cioè, perderli pure. Ringrazio tutti. Abbiamo avuto qualcosa come 6.000 persone tra un canale e l'altro, ce ne sono tuttora circa 600 che ci ascoltano. Grazie a tutti. Fate girare, mettete like, vi voglio bene a tutti, grazie. 700 grazie. Like, 700 like al signore che, facendo battute senza senso, ha causato una buona discussione fra persone di buona volontà. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buonanotte. Ciao a tutti. Ciao.